Mi fa Basta incazzare! ancora rosicare. Non mi fa incazzare! È bastata sta Non mi schermata. fare incazzare! Quando iniziamo già Ma tu male, che ti ricorda quando io sono andato a cercare proprio eh! quello che Ma mi... io mo... Ne... Non es... Eh? Zitto! Ma che... Ah, posizione Zitto! 1, miro. Zitto! Non cominciare a dire le cazzate! Buon po... Perché l'hai giocata insieme a me! Buon pomeriggio. L'hai giocata insieme a me, Buon accanto a pomeriggio. me! Non si può Buon giocare da pomeriggio. casa tua. E non hai visto un cazzo di niente, non hai Ho visto, io visto. mi ricordo che hai fatto Non questo hai visto passaggio. niente. Questo passaggio qua. Adesso spieghiamo alle persone la mia rabbia contro Miro. Signori, benvenuti in live oggi pomeriggio. Oh my god, è tornato Miro per giocare la My GM contro di me, la queen delle My GM, best of the beast Sì. of the My GM, Sì. la leggenda vivente delle My GM. Tra l'altro abbiamo sbagliato la schermata perché questa è stretta. Io ti voglio più lontano. Infatti non riesco a... Io ti voglio più lontano. Ecco, Ah, vattene un po' a ora... fare in culo all'altra parte. Oh, perché sono primo, non ti fa così. Ecco, adesso vi devo svelare l'arcano mistero. Io ve l'ho sempre detto che Adesso guarda un po'. Miro c'ha un culo grosso quanto una Quale capanna. culo? Una fortuna grossa Ah, quanto così una così. capanna. E dopo che io, la queen della My GM, mi sono messa d'impegno, ho detto devo superarti e ti ho superato di fan. Comunque la posizione in classifica non è cambiata. Lo show di Miro è ancora primo nonostante abbia i fan sotto a Peonia. 4.000 però, eh. Com'è possibile questa cosa? Perché Miro ha preso un trofeo Hall of Fame. I trofei contano più dei fan che contano più dei soldi. A parità di trofei, vince, sta sopra in classifica chi ha più fan. A parità di fan e trofei, sta sopra in classifica chi ha più soldi. Ok? E Miro ha sbloccato due trofei mentre io uno. E Miro mi stava dicendo: no, ma era tutto calcolato, io l'ho sbloccato con cognizione. Non è vera questa cosa, perché lui quale trofeo ha sbloccato? Non ha sbloccato questi trofei qua che sono ascendenti, nel senso prima devi guadagnare 1,5 milioni, poi 10 milioni, 20 milioni, eccetera, eccetera. Quello che lui andò a guardare prima di Ha sbloccarlo. sbloccato questi i No. trofei. I trofei No. stagionali. Ok. Le sfide stagionali. Che cosa sono queste sfide stagionali? Sono delle sfide che completandole stagione in stagione, quindi dopo 25 settimane si resettano le sfide stagionali. Sono sfide che appunto si resettano e vanno fatte quando tu le fai. Ti danno dei bonus quando a volte uno becca un sacco di carte quando va a fare lo show, quando finisce lo show e riparte e vi arrivano un sacco di carte, è perché avete completato appunto queste sfide. Per esempio, organizza 8 show con autopromozione, Sento un odore. ti dà un effetti speciali gratuiti, eccetera, eccetera, eccetera. Che succede? Succede che completando 5 di queste sfide ti viene dato un trofeo Hall of Fame. E fin qui tutto a posto. Dov'è poi l'inghippo che io mi incazzo come una furia? È che lui queste sfide non le ha mai guardate! Non le ha mai Ma guardate! non Non è le ha mai vero, non guardate! è Come me, vero. anche perché io non la sapevo questa cosa. Cioè, sapevo che ti davano dei bonus, ma non sapevo del trofeo. Non me le sono mai Ma cagate! senti Manco sto lui! E che succede? Che lì si odore. attiva. Lì. Lì si attiva il potere straordinario di Meno Miro, il male. bucio di Lo culo, sapevo. il bucio di culo che gli ha fatto a bucio di culo completare 5 di queste sfide a caso, senza che lui mai le guardasse, perché lui è sempre stato qui quando ha fatto la card, perché lui è da casa sua, non ci può giocare. Lui è sempre stato qui quando ha fatto la card, quindi a bucio di culo Ciao ragazzi, buonasera. è riuscito a completare queste sfide. Prendersi a cazzo di cane il trofeo Via e quindi amore. rimanere primo in classifica. E questa nuova cosa mi fa rodere il culo, non hai idea quanto. Quanto? Non hai idea perché il tuo culo non può arrivare a questi livelli. Ma quale Non può, culo? non può, Facciamo un non può, sondaggio. Allora, non può, in non chat può. c'è un mod. Poi è Mi inutile stai che tu mi salutando un po' dici, tutti qua. poi è inutile che tu mi dici, no, ma io guardo, non hai guardato un cazzo, non hai guardato niente, stavi qua a casa mia accanto a me, non hai mai guardato niente, non hai mai guardato Ma niente, la senti sto odore non che ha mai rosica? guardato Mi niente, serve un mod. falso, schifoso, Allora, falso, schifoso, visto che loro falso, sono il nostro schifoso, falso, secondo schifoso, falso, schifoso, falso, falso.
Falso, falso schifoso, falso schifoso, falso schifoso. Detto questo, ciao Virgi, ciao Giovanni, ciao Samu, ciao Alex, ciao Basilio. Vorrei chiedere a un mod della chat di fare un sondaggio. Questo è il mio a schermare, di fare un sondaggio. Secondo voi, è stata bravura o... È inutile che ti vuoi nascondere dietro. Ma loro hanno visto che io quella volta feci questo passaggio qui. Chissà come si sblocca sto trofeo. Non hai mai aperto questa cazzo. Ma eri andata su, eri andata. Non hai mai aperto questa cazzo. Dai, sondaggio per favore, sondaggio. Non l'hai mai aperta questa cazzo di schermata. È stato culo. Perché tu nella vita tua c'hai culo. Ma fin qui è troppo. Io è un trofeo. Io mi meritavo la prima posizione sudata, ragionata, arrivata. Invece poi arriva il culo di Miro, tutti i sogni di gloria scompaiono. Allora, capra ignorante, devo preparare la card io. Se non ti ricordi, ho avuto anche un più 40 così post per view per energie. Quindi sono tutti belli carichi, a differenza di due che saranno morti. Godo parecchio per questa cosa. Ecco, ecco, parliamo della VGM di oggi, signori. Pena contro Miro, Romans on SmackDown. È appena passato il pay per view Hell in a Cell. Ci dobbiamo preparare per Extreme Rules. La maggior parte delle storyline sono più o meno terminate. Si ricomincia la corsa verso il pay per view. Quindi dobbiamo, appunto, cercare di incastrare tutte le nuove rivalità che porteremo poi a Extreme Rules. Inizia Miro, perché il gioco ha deciso che inizia Miro. Qual è il problema? È che Miro ha beccato una carta molto molto bella nello shake up post evento, ovvero il ripristino di 40 punti energia a ogni singola superstar, il che vuol dire che lui non deve fare il turnover perché sono tutti belli riposati, e quello potrebbe essere un problema. Però se ne parla poi a Extreme Rules. Io non sto calma, perché ste cose mi fanno... Infatti io ero troppo agitata, Peonia. No, so ste voi. Cose mi fanno... Non so voi. Ste cose mi fanno... Perché poi, no? Mi farò del culo? Miro. È Miro che mi farò del culo. Perché? Non quello che è successo. È Miro, perché lui, no? Mi guarda con una faccia seria e fa... No, ma è tutto calcolato, calcolato un cazzo! È quello che mi farò del culo, no? Il fatto che lui voglia autoconvincermi che è stato calcolato quando manco lui sapeva dove l'aveva preso sto cazzo di trofeo. Perché neanche lui lo sapeva. Non vuole ammettere che è stato culo. Ed è quello che poi a me mi fa proprio, capito, ringalluzzire. È quello che mi fa ringalluzzire. È che Miro non ammette il fatto di aver avuto culo. Non lo ammetti, lo devi ammettere. Tiè, guarda che match sta organizzando. Bravo. Ciao Gigio. Bravo che ha fatto il sondaggio. Per favore, vediamo un po' come sta il sondaggio. Bravura, culo di Miro. Io vedo che qua già c'è un bel pareggio. Non puoi votare tu, guarda che schifo. Votate bene. Chi sta in vantaggio? Diglielo chi sta in vantaggio, diglielo. Per meritocrazia io. Per bucio di culo Miro. Io è meritato. Ma mo te recupero, perché mo punta le sfide. Ma che bravura! Ma che... Guarda, per una volta la voce del popolo è la voce della verità. Sono stupita piacevolmente da voi. Sono stupita. Perché lo hanno visto, perché è chiaro, è palese. E a me no... Io ormai questa cosa l'ho superata, perché lo so che Miro c'ha culo. Però il fatto è che lui mi guarda, no? Con la faccina da innocente angelo, fa... No, ma io tutti li ho visti. Cioè, l'avevo proprio fatti perché volevo farli quegli obiettivi. Quello mi fa scatenare fuori un fuoco... Me lo mando. Quindi se la prende sempre. Cioè, ma guarda che sta a fa, Karrion Kross e Cody. Karrion Kross che ha vinto l'Opener, Hell in a Cell contro Cactus Jack, Ricordo, il Cody che è campione mondiale. Ci sta no, tanto ragazzi, questo. No, ragazzi, una vergogna. È una vergogna. Ma comunque non si smentisce mai sto culo. Cioè, è pazzesco, sono 9 anni che stiamo insieme, so più anni che te conosco. Avessi fallito una volta col... tocco di culo, mai, ma cioè assurdo, com'è possibile? Cioè io mai in 10 anni che ci conosciamo, pure di più, mai visto da parte mia questo culo. Cioè a te sempre, anzi mi sei rotta la macchinetta, la Canon, dovresti toccarla, magari dopo, a te si accende dopo la tocco.
Io ho votato bravura, bravo Gigi. Bravo Gigi, giusto, che riconosci il tutto. Signori, quando andiamo avanti con la stagione 2 della MyGM contro la chat? Quando siete pronti a fare il rimontone? Quando siete pronti a fare il rimontone? Ma tu sei la voce del niente, Gigi. Tu proprio la voce del silenzio. Tu sei la voce del silenzio. Che mi raccontate di bello oggi, signori? Oggi è una giornata incredibile con le live. Sono un sacco contenta, non vedo l'ora. Non vedo l'ora di fare questa live perché io mi diverto un sacco con la MyGM. E non vedo l'ora neanche della live di stasera. Bellissima la live di stasera. La voce del... Esatto, che è meglio che te stai zitto. Ma... No, non lo so, lo sicuro. Infatti stavo dicendo, ma questi sono due face, ora ci ho ragionato. Bambini dovrebbe tornare, Bambini dovrebbe tornare. Però adesso sarò Virgi, come sono contenta di queste parole. Bambini dovrebbe tornare. Tornare, però se mi parte a questi due è tutto un cazzo che torna. Però Big E ritorna a Raw dopo un periodo lungo di pausa. Qua da me è un tempo bruttissimo, sta piovendo. E anche qua stamattina c'era un bel sole e poi non so che è successo. Dov'è? A un certo punto sono arrivate le nuvole e sta piove. Ma poi è tuonato pure, capito? È tuonato. Io non però... No. No, Virginia, mi stai mentendo. Sono delusa dal tuo comportamento, Virginia. Io pensavo che ti fossi convertita, invece no. Pensavo che ti fosse piata una febbrona incredibile stasera e quindi avessi visto la luce, invece no. Male. Ah, c'hai Red Monsoon. Brutto. Sì, non ci faccio. Bruno San Martino, rotto. No, volevo provare un po' di cose. Tipo Ciampa Edge insieme, il tuo Dream Team volevo provare. Il tuo Dream Team, vediamo un po' se sono abbastanza bravi da vincere. Che hai capito? È abbastanza bravi. Tu mi stai mentendo, Virginia. Cosa? Niente, è una cosa tra me e lei. Tu pensa alla tua bruttissima card. È che è molto facile da fare, devo solo pensare alle cose migliori. Devo fare le cose migliori. Io devo comprare, perché a me post Lina Cell c'ho avuto un dimezzamento di roster. A me se ne va via qualcuno. Molto importante. Molto molto importante, quindi dobbiamo stare molto attenti. No, mi stai mentendo, Bruno, Virginia, basta. No, non me l'aspettavo da te, non me l'aspettavo. C'ho carte da comprare, vero? C'ho questo da comprare. Sì, compra, tanto c'hai i soldi. Sì, ce ne preoccupa. E questo mi può servire in caso qualcuno mi chiede troppo. Ma tu sweet? Però vabbè, non si sa mai, perché poi succedono cose che tu non sai. Quindi succede di tutto. Qui? C'è pure il tuo Styles, se n'è andato potrei prenderlo, per farti uno sgarbo. Però non credo che lo prenderò. Sì, MVP mi turna. Io qui stavo pensando... Mi turba? Mi turna. Turna, voi c'è il verbo turnare. Tutto lasciamo face. Non so quanti combattenti che c'ho. Sarà buona anche se l'argomento non l'ha capito. Come non l'hai capito l'argomento? Ma stasera te famo capire tutto noi. Stasera ci divertiamo perché abbiamo un bellissimo ospite meraviglioso sul mio canale che aspettavo da un sacco di tempo e finalmente siamo riusciti ad organizzarci. E quindi sono stra emozionata. Ciao Ferrarigno! Ciao Ferrari! Allora, che stai organizzando? Dici un po', caro Miro. Ritorno a Raw per Big E, che è stato fuori dalle scene per circa un mese e mezzo. Lo va a fare contro solo Siko in un Last Man Standing Match. Match tra l'altro preferito dell'ex membro dei New Day. Quindi Big E contro solo Siko. Occhio che se vince Big E e non parte la vita, Big E potrebbe essere il nuovo number one contender al titolo di MVP che turna il... Mick Hardy in cui ultimo match a Raw di Beth Phoenix che se ne andrà. Assolutamente, Virginia. Non ci interessa. Preparati carta e penna. Ciao Bruno! Qui i nostri campioni di coppia, Rob Van Damme e Rey Mysterio. Sono davvero un team molto affiatato. Vediamo un po' come si comportano contro... Minchia, il cambio di ruolo costa 10k. Contro due specialisti come Edge e Tommaso Ciampa, i tuoi idoli, lo faccio anche apposta. Qui beneficenza che suggerisce, esce un po' male dal pay per view Cactus Jack, però lui fa anche general manager, quindi doppio lavoro, doppia paga. E poi qui c'è da capire un po' di cose perché Bruno starà fuori parecchio, lui ha una doppia rivalità. Bruno? L'altro Bruno.
lui è una doppia rivalità. Una doppia rivalità. Akira si stava rilevando più interessante del previsto. Da capire. Io ho un attimo. T-Bar con chi può andare a rivalità? Nessuno, perché T-Bar va contro, è un gigante, va quindi solo contro i Cruiserweight. Quindi è un po' tosta pushare T-Bar. Mi dispiace dirlo, ma T-Bar rischia parecchio. T-Bar rischia parecchio a discapito di una donna che mi potrebbe servire qualora qui mi partisse la rivalità con Beth Phoenix. Però adesso non ci voglio pensare a questa cosa. Beth Phoenix se ne va. Apposta, se invece devi partire magari tra Alexa Bliss e Doudrop, non mi ricordo se fu una rivalità all'inizio questa, per questo c'ho un dubbio mio. No, non mi pare. Il commissario vuole che non combattano i campioni, è impossibile. Lei c'ha un roster distrutto, se io non faccio. Ma non è lo stesso. Qui. Non è lo stesso. La stessa richiesta. No, sì, noi copiamo. Questo sì, ma non è detto che a me chieda la stessa cosa. Sì, ma a te non te possono combattere i campioni, sì. Sei il roster distrutto. Sì, sì, sì. Io devo cercare di fare la puntata più dipende. Giusta possibile. La puntata più giusta possibile. Bene. Ancora dopo c'è. Grazie, K. Lina Sen non hanno combattuto. Le donne fuori. Alexa è mostruosa. Alexa è mostruosa. Qui cioè, c'è gente come questa che secondo me dovrebbe andare via. Zoe Stark spero vada via a fine show. Mi dispiace un po' per T-Bar, vi dico la verità. Però lui quando ha solo in rivalità con. Compragli qualcuno? No, perché non è nei miei piani. Ora dopo, appena finito lo show, mi scrivo la card. Di quello che penso. Io devo prendere i miei punti. Vedremo se. Qua punti, potrei punti, un po' punti, usare. Punti, qua punti. Potrei un po' usare, ma se io oso rischio di far spaccare Karrion Kross. Però, visto che tu potresti uscirne davvero male da non questa. Non hai attivato puntata, il bot comunque. Non so come si fa. Non, devo pensare bene. Devo pensare bene a questa cosa. Tra l'altro, se faccio un Extreme Rules match. Potrebbe essere buono in vista del pay per view, come così iniziano a capire, assaggiare tutto. E Karrion Kross purtroppo se merita una chance, e questa è la verità, questa è la verità. Qual è quella che dici che può essere che parte la rivalità? Qual era? Non esiste una cosa. Senti il tuo conteggio. Lo steel cage. Più morale. Lo steel cage. Ci credo che non sia il livello di varietà. Livello aggiunto, però non so se conta, livello, cioè livello 1 conta come livello aggiunto. Livello della verità. Probabilità aggiunti. Ma no, mi tengo al massimo un table match che ci può stare dopo quanto ha fatto Karrion Kross la notte scorsa. Detto questo, ho un buco qui e devo. Tappalo! Devo cercare di distruggerti, però. Devo cercare di distruggere questo un po' alla fine è il nostro obiettivo. Non faccio calare a Bayley il tutto, però Bayley pure mi deve trovare un qualcosa. Con Alexa Double Champ è un po' complicato. Beneficenza, beh, Kirozawa potrebbe anche crollare. Il problema è che io inizio a pensare che devo svincolare Bruno Sammartino. Bruno. Perché lui che succede? 4 settimane. Devo vedere se mi conviene. Anche perché la rivalità con Tozawa è livello 1. Dai, mandiamo Tozawa se fa una figura di merda. Amen. Detto questo, beneficio e sufficienza, cambio ruolo, last man standing, livello 4 ho smessi tutti. Sì, un po' di soldi mi entreranno. Carte potenziamento, aspetta che devo vedere questa Pinopio. Ce n'ho già uno, pubblicità gratuita non mi serve, riabilitazione, luce una settimana, questo magari lo faccio settimana prossima da Kira Tozawa, centro benessere, vabbè non mi serve, centro benessere, grazie al cielo. Detto questo, direi di lasciare tutto quanto nelle tue mani. Finalmente il pad passa. Costi pubblicitari doppi, Mick Foley ti ha fatto questo scherzo, quindi Mick Foley! No, mica io, Mick Foley! Mick Foley mi ha fatto questo scherzo. Dicevo, meno male che finalmente adesso il pad passa nelle mani della Queen, e qua c'è da aggiustare delle cose per finalmente potermi mettere la corona che mi merito. La corona che mi merito. Se non capite qualcosa della MyGM, signori, ormai la sto portando da tanto, non mi metto a spiegare tutto quello che faccio. Se avete dei dubbi, chiedete, vi risolvo tutto. A caso di un problema nella programmazione dell'evento, le settimane di questo piacere sono stati aumentati, però. Che succede? Charlotte, fa altro che battermi. Yes. Ok. Vuole qualcos'altro, Shayna Baszler? Sì, ti diamo qualcos'altro. Shayna! Qualche altro, boh. Non sopporto aver perso la cintura. Ok, vuoi il rematch contro Logan Paul? Nessuno dovrà avere un rematch contro Logan Paul prima di Drew McIntyre. Quindi, ok, si può fare. Si può fare, Drew.
tranquillo, tranzollo. L'importante è che non mi riparte la rivalità. Attenzione, lo shake up. Milo ce l'aveva tutte d'oro, così per sottolineare il bucio di culo. Io ce l'ho la merda. Ogni volta che completi l'obiettivo del commissario, hai una probabilità di ottenere una carta potenziamento in più. Stati temporali poi. Se salta, temporale. Se salta sì. La corrente, sapete cosa succederà alla live. La qualità degli show che comprano tre o più tipi di match aumenta. Una superstar scelta guadagna 10.000 per ogni match. Tutte le superstar che prendono parte ai suoi match hanno. No. Allora, queste due sono entrambe molto buone. Queste due sono entrambe molto buone. La qualità degli show che salgono è tanta roba. Però io a questo punto me la devo giocare aggressiva per metterti i bastoni dalle ruote e difensiva cercando di sfruttare bene le carte. Quindi avere delle carte in più. Ne puoi attivare soltanto una settimana le carte? Però. No. Sì. No. Sì. Dipende dalla carta. Ovvio, contro di me poi solo una settimana. No. Sì. No. Ti dico di sì. No. E vabbè, fai come ti pare. Proprio. Dipende dalla carta. Tipo, due centri benessere insieme non li puoi mettere. È uno. Due blocca campioni insieme non li puoi mettere. Ma un blocca campione e un costi raddoppiati sì. Massima, non ti capiteranno mai. Secondo me avere delle carte in più potrebbe darmi quella situazione. Cioè 8-8 settimane ancora. Esatto. Potrei avere 8 carte in più. 8 carte in più sono tante. È una probabilità, di avere una carta in più. Però io me la gioco sulla fortuna. Me la gioco sulla fortuna. Ciao Vale. Sì, sì. Ciao Vale, dimmi che ci sei stasera per il talking di Kingdom Hearts. Se non ci sei, guardami, piango. Allora, un rematch. Non deve andare contro Charlotte e questa vuole vincere. Nient'altro. Lo stile meno popolare Cruiser si è rappresentato in un match. Ma adesso andiamo a vedere le sfide stagionali. Ne ho fatte solo 3. Ne mancano 2 per avere il trofeo e avere il mio primo posto. Completo 12 obiettivi del commissario. No, Peone non ha capito secondo me bene quello che scopri le specialità di 8 match. Promuovi i 2 free agent a superstar. Ma che minchia. No, ma non si fanno fa. No, ma non si fanno fa. I contratti di 3 free agent, no? Certo. Beh, questa si può fare, ma nel tempo. Ciao. Ma tu puoi fare il talking il giorno del compleanno di mio padre? No, e vabbè. Ciao, MC. È più importante il talking. È molto più importante il talking. Vabbè, okay, comunque, non è magari una cosa dopo, che posso dopo che hai festeggiato, Peonia sarà live. Questo è un po' il discorso. Perché Peonia sai che attacca alle 11 di notte, no? Non è vero, alle 9 e mezza. Alle 9 e mezza. Allora, io inizio con la logistica. Vabbè. Che? Niente. Effetti speciali, guarda, pubblicità ne posso mettere. Le pubblicità non le posso mettere perché non c'ho manco pubblicità gratuite. Niente, le pubblicità mi attacco 30.000 per le pubblicità colca. Allora, intanto andiamo a vedere stile meno popolare Cruiser. Specialista Cruiser. Il tuo idolo. Potrebbe essere Dominic. 61 altri. Beh, cruiser basta che metti sta. Dominic e poi vedi. Beh, se sei da fallire il Dominic non è che c'è un'ascenza. Oh, e quindi l'obiettivo del commissario è assolutamente Giovanni vinci. Tu devi star fermo. Lei potrebbe specialista con tutti. Lei buona. Sarebbe molto buona, ma Giovanni vinci. Ma c'ha le cinture. Specialista niente, è per forza contro Nikki, però Nikki Charlotte. Nikki Charlotte. You can look, but you can't touch. You can look, but you can't touch. Au oh, no.
Ferrari! Te l'ho fatto io l'allert, va bene? No, Miro non ha attivato il bot. È colpa bello, di Miro. Che bello se lo chiamo Miro. Colpa di Miro. Poi, fammi vedere che cosa abbiamo. Allora, Logan Paul. Logan Paul, Drew McIntyre. Ma McIntyre, che penso che se lotta tu ritroverci proprio all'ospedale. 51. Lego Raquel, assolutamente no. Lido. Io is the new Brie Bella. Primo. Però ne ha azzeccato però il tag team. Piace al pubblico, piace anche a loro. Scena sta. Io so. Ho queste rivalità, queste energie un pochino così. Allora, Colosso, mi serve un Cruiser Hill. Comunque, la notare Brock Lesnar quanto sia felice in questo momento. Allora, io devo per forza comprare perché mi è andata via un botto di gente. Esatto. Allora, Cruiser Hill, chi ci abbiamo? Jey Uso, Sami Zayn. 83.000 Semi un investimento Zayn. Importante, semi-uso. Molto importante questo investimento. Invece DJ? Però c'ho Kevin Owens. Quindi io poi ti posso pure mandare i titoli di coppia. Capito? Bobby Lashley. Però 83 sono proprio tanti. C'è anche AJ Styles che potrebbe tornare da te. Ma che Styles? Che se ne andò, Mi ripartono le rivalità e non mi ricordo quali sono. Pensi? No, non credo che riparta la qualità. Sì. Sì, l'abbiamo scoperto a caso durante la MGM con quindi voglio prima far partire la rivalità e poi in caso. Sì, però ho dato i titoli di coppia a Nick, io c'ho Alexa e Bayley campionesse. Beh, c'è Cruiserweight, c'è stata Eddie Guerrero. No, mi serve Hill. Ah, ti serve Hill. Ah. Chi c'è qua? Yokozuna sicuramente è un Cruiserweight. Quindi devi fare un po' di compere, un po' di compere importanti, intriganti. No, io non posso lasciare Sammy. No, io non posso. E poi Sammy e KO. Sammy e KO. Che probabilmente diventeranno campioni sabato notte o domenica notte. Quindi subito semi. Semi che va. Semi che dopo di Brock Lesnar mi deve tornare a face. Parte arriva da con Brock Lesnar. E poi mi deve tornare a face. Brock Lesnar dice "Ma semi who?" No, per contrario, Semi che chiama Brock. Semi who? È per forza Brock si deve riposare. Abbiamo questi due che in realtà sono abbastanza stanchi. Ma io trovo gli avversari, questi sono affrontati. Gli avversari volevo. Gente da 40 anni. Drew che vuole quel match contro Logan Paul per la vita, però c'ha 29 l'energia. Infatti. O trovi un nuovo partner per Tyler Bate. Che loro sono? Il. Bate Priest, tra l'altro stanno in rivalità. Che c'è sta The Face? Chi c'è sta The Face che costa poco però? Eddie Guerrero. Eddie Guerrero non costa poco. Sì, 60.000. Poi devi andare in Nova. C'ho Styles. Ancora Styles e Bate. Ma che palle sti Styles e Bate. Non si possono vedere. Ai amore, io continuo. Non hai visto meglio Eddie con Tori Lion. Hai visto meglio Eddie con Tyler Bate. Stai pensando di ingaggiare loro? Ma c'è pure quel Matador, Shador V.O. Tanta energia. Ma siete elettrizzati dal fatto che settimana prossima parte il progetto della Universe? Perché ma non è vero che parte, dobbiamo ve lo dico vedere. Io, Goldberg non lo prendi più. Goldberg si attacca. Lo dico io a che s'attacca. Io vorrei subito Vale contro la sorella di Miro, meno così capiamo subito il potenziale. Due grandissime avversari a confronto. Natalia può essere che me se ne va, No, vabbè, ma che me stai a dire? È incazzata nera. Ma poi sono face e face, che fanno? È vero. Poi dici. Vabbè, me ne sarei accorta. No, ma Natalia mi sa che me se ne va. Sì, vabbè, metti tutto, conferma. Allora, fermi tutti. Io spero che mi parte Karrion Kross contro Cody, perché Karrion Kross in questa GM Mood teoricamente si merita una chance. Io rivoglio Styles.
Io avrei preso Eddie. Eddie la rasa Guerrero. Io rivoglio Styles. Partirà dopo Money in the Bank, dice Vale, la Universe. Quindi a luglio. Ti dà molto fiducia, Vale. No, ragazzi, no. Mi dovete dare tempo di finire le cose. Ragazzi, io mi ripio Styles. Però ormai si è drogata di GM Mood. Sarebbe capace io di mi riprendo di... Styles. Che vergogna. Hai finito i soldi? Io non per dite niente. Lo so, ma a me mi serve gente. Che devo fa? Invece non è ripartita. Ma va bene lo stesso. Va bene lo stesso. No, era finita, eh. Occhio al pay per view, quella era finita. Ecco perché non è ripartita. Eh sì, ti ricordi che c'è uno Stavoia quando hanno fatto a Monteria il tag team match? Ma a me mi va anche meglio, perché mi prendo Kevin Owens e Styles per il prossimo pay per view. Termino la rivalità, intanto si termina si termina Sami Zayn e Brock Lesnar, e quindi poi faccio Kevin Owens e Sami Zayn. Perfetto. Perfetto. Sì, 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 sì. Poi. Samu dice, io sto 2 settimane senza far PG. Dice Samu, Samu vuole fare dei PG, dio il nome al volo. Logan e Drew non deve ripartire. PG di Vale mi pare che l'hai visto in live, o non sbaglio? Oh, mi ricordo. Sì, il PG, no, non l'ho visto in live, l'ho scaricato e Samu si è scordata di fatte bionda, ma poi ci penso. Poi ci penso io. Mi manca un match. Boh. Quello è il mio problema, eh. Shane non può combattere. No. Qua è un gran problema perché... Eh sì. O fai Oscar contro Natalia. Allora, questo lo facciamo. Confermo. L'unica cosa che posso fare è... un triple threat. Non era bionda, dice Samu, non era bionda. No, ma lei aveva chiesto quest'anno se poteva essere bionda. Però se avanza tempo ci vuoi vedere il PG di Vale? Non avanza tempo. Non ma tanto bene. Ragazzi, ma penso tra un paio... Sì, no, ma se non lo facciamo oggi lo facciamo domani. E piccola parentesi, vi avevo dato un orario per questa settimana. Poi c'è stato io che mi sono fissata con la MyGM. E quindi abbiamo la MyGM da continuare, abbiamo la carriera se me va e abbiamo i PG, quindi anche questa settimana il pomeriggio sarà full WWE 2K23, quindi domani pomeriggio WWE 2K23, magari domani facciamo i PG. Tra l'altro c'è Cupcake che devo scaricare, ha messo PG but non c'è, si vede che non ha collegato l'account, si vede che non ha collegato l'account. Allora cinque settimane fuori sono tante, però ce l'ho un sì, ti do io 3 settimane. Allora io devo già qualcun altro, regà, purtroppo siamo rimasti senza superstar, è quello il problema. Siamo... E rischi pure che se ne vanno gli altri due. Esatto, quindi devo per forza ingaggiare. E allora, le donne ce l'ho. Mi serve qualcuno che vada contro Logan Paul. Un colosso. Un colosso. C'ho Drew che mi sta fermo. Drew è già andato con Logan Paul. Sì, lo so. Lo so, ma dopo c'è Drew che mi sta fermo. Oppure uno specialista, potessimo andare contro Logan Paul. Le idee malsane su altre o su alte? O su tante? Combattente colosso, Owens, Logan Paul, Styles, Drew. Però lui è morto. Che stai su Duke? Che porti così a più senza senso? Ma. Posso dire. Ah, stai su Duke come team, dici. Ma secondo me se non gli dai la chance al titolo questo... Ma non gliela devo da subito. Rischi le fasse male. Però questo se fa male, capito? 29 quando è rosso rischi molto più... Allora, sono convinta di fare questa cosa. Facciamo combattere loro due. Mm.
Owens, abbiamo detto Owens e Logan Paul. Prossimo PV Extreme Rules, ragazzi, non c'è molto. PG c'è ma non c'è, tipo il gatto morto non morto. Sì, quello che fa finta di essere gatto morto. Gatto di Schrödinger. Quello tramortito. Allora, Styles poi vi farà tag team con Drew che si riposa questa settimana. Sì, esatto, proprio quello. Quindi non c'è gli soldi, attenzione. Combattente specialista potrei fare anche Valor, però poi questo me crolla. Mi servono Superstar. Un minimo 3 di Superstar, se ci pensi bene, perché se se ne va via Natalia... Vabbè, fa beh, culo, faccio allora, io Sky Natalia e... Natalia è permanente, quindi ti dà un sacco di soldi se va via. Se Natalia va via... è permanente. Ragazzi, questa è l'unica carta che posso fare. Questo c'ha la rivalità e va su. Questo c'ha la rivalità, ma non può più di questo. Cioè, faccio pure così e via. Quindi, vuoi Nikki Double Champion? Io ho Alexa... Tu vorresti avere Nikki Double Champion. Io purtroppo, come vi dicevo, rispetto a Miro c'ho un grande handicap, che è quello di non avere le superstar riposate, perché lui ha beccato la carta buona che ha ridato 40% di energia a tutte le superstar. Ma scusa a tutto, in più un sacco di gente mi è andata via, ma non è una scusa. Ah, lo stile. Perché non c'è più sta cosa? No, non deve combattere. No, si è rappresentato, no? Ok. Fammi leggere. Sì, che lo stile meno popolare Crusoe si è rappresentato. Ah, vai a vedere che adesso è lui il meno popolare. È quello che ha ingaggiato per ultimo, ovvero Sami Zayn. Azzo Peppo! Easy. No, faccio combattere Lesnar. Triple threat non puoi fare. Fai Lesnar Zayn. Vabbè, non dovrebbe, a meno che non ci va de cattiveria, Sami. 38 di energia, raga. E qui potevi fare lo scambio. Qui facevi coso Dominic coso a posto di queste due che si possono vedere. Dico uno contro l'altro. Aspetta. Oddio, sono andato in crash. Il mio cervello è andato in crash. Fermi. Allora, perché sto a fare questo? L'handicap sì, essere un po' più ogni un handicap. Allora, questo deve combattere. Lesnar non c'è, cioè 38, un obiettivo normale. Questo deve partire da storyline, questa va avanti come storyline. Poi abbiamo detto che per il titolo intercontinentale, combattente colosso. Solo! Sikoa. Combattente colosso. Ok, quindi ce l'abbiamo già. Titolo massimo, titolo intercontinentale. E si deve riposare Drew. Si deve riposare Drew. Perché deve fare la sfida. Deve fare la sfidalla. Quindi rimettiamo Bait perché possono combattere. Sì, la Peonia Lesnar combatte sempre. Un po' la parte Giovanni speciale Vinci della sua Mysterio. E che cosa avevo tolto? Avevo tolto Yoskai e Raquel. Che non ci frega un cazzo. Giovanni Vinci. Non ci frega un cazzo. Come fa? Giovanni. Giovanni. Giovanni Vinci. A questo punto direi di tirar su la popolarità Styles, che è morto. Beh, comunque viene da un periodo particolare Styles. Possibilità di ridurre la popolarità della superstar in base alla... Ma c'è 4. Ma c'è 4. Qui abbiamo il titolo. Qui potrebbe prendere poco. Mi fido più di loro. Sempre mi fido più di loro. Purtroppo potrei mettere un match a stipulazione speciale. Non l'avrei mai fatto, però va bene. Non l'avrei mai fatto. Lo posso fare, ma stavo dicendo che non lo faccio. Perché rimango con troppi pochi. Mi blocchi nessuno, ma blocchi una stellina? C'è coraggio. Riabilitazione su Asuka stavo pensando. Super. Riabilitazione su Asuka, perché comunque Gigi Dolin è bella riposata, un match lo potrebbe fare. Però Gigi Dolin quella vuole venire a Raw, ha visto qual è l'aria che si respira qui. Però se poi mi si infortunia Lesnar, no.
Magari lo uso settimana prossima. La logistica ce l'abbiamo, la pubblicità Miro me l'ha raddoppiata, quindi vaffanculo. Questo l'abbiamo preso, questo... Raddoppia. E questo lo possiamo fare la prossima settimana, così Drusi riposa. Mi è caduto l'appunto. Signori, vado così. Non è un granché, però poteva andare... No, penso che c'è... Peggio. Vai. Poteva andare peggio. Come signori? Come il primo episodio di oggi, vai. Poi si fida più di Dominic che vince che Lesnar e Sammy. Lo so. Non l'avrei mai fatto quello che ha fatto lei. Però Lesnar e Sammy non ha detto che... Te lo dico dopo, perché sennò non è divertente, perché non l'avrei fatto. Vai. No, mi fido di Dominic. Non l'avrei mai fatto, perché Lesnar ha 98 popolarità, solo per quello. Cioè, no, è possibile che fa peggio di sti due. Mi fido. Quello è scontento, se ne vuole andare, c'è morale a terra, farà un match del cazzo. Mi fido. Io godo. Io ti ho dato fiducia, Dominic. Ho dato fiducia, Vince. Madonna. L'avevo detto, vai. Ma avevo dato fiducia, però. Vai. Ma avevo dato fiducia. Invece è sbagliato. Godo. Ve l'avevo data, però, la fiducia. Madonna santissima. Mamma mia, ragazzi. Mi stai saltando come pochi in sto momento. Lo so, era difficile fare questa gara. Due stai. Fa solo che tre. Mi parte tre. La storyline. Tre. Due e mezzo. Beh, stavamo lì. Però è partita la storyline, quindi va molto bene. Hai visto? Questa va a livello 2. E questo è la prossima. Ok, Charlotte, la campionessa, insomma, campionessa spinge, 3 stelle e mezzo, non è partita la storyline. Vaffangala. E mi sa che non ho chiuso la porta su, quindi io direi che... Ah, ecco, perché ha sbattuto, dici. Anche il cane è tornato indietro. Fa niente. Vabbè, no, aspetta. Mi porto il martello. Ti aspetta. Fai Triple H. Time to play the game. Allora, io prendo qui tempo. Dai. Prendi via il martello, detto più il martello. Ma lei nel realistico non può fare più di ok. Ma lei ha fatto un errore grande, secondo me, perché Giovanni Vinci c'ha il morale a terra. Vinci ha il morale a terra. E questo nel gioco lo fa. Penalizza parecchio il risultato poi che ti dà dopo, quando devi fare il calcolo delle stelle. Lesnar 98 popolarità, cioè popolarità, mai farà un match 2 stelle, manco se vuole, sto gioco fa un match 2 stelle in questo momento. Io qua ho un last man standing tra Solo Sikoa e Big E, Solo Sikoa, dobbiamo cercarlo di pushare, Solo Sikoa però è un po' complicato, a differenza di Big E che è stato fermo un mese e mezzo, quindi non abbiamo visto niente nello scorso episodio. Ora invece torna qui a Raw, ha fatto anche un promo se non sbaglio nel pay per view, ho detto ah che bello sono tornato, ho preso un po' di popolarità, nulla di che, nulla di eccezionale. Io qua ero indeciso se mettere il tag team match come opener, qui vedete lì il tag team match come opener, però alla fine mi sono detto è un last man standing, è il match preferito del Big E, vediamo, secondo me dovrebbero fare o pari o ho sbagliato, quindi vediamo, o pari o ho sbagliato, vediamo un po' che succede, se qui posso simulare solo Sikoa contro Big E. Curioso di vedere, Last Man Standing vince solo Sikoa. Oh, pari. Mediocre. Pari. È il dubbio che avevo detto io poco fa. Bibi turno. Vabbè ragazzi, quando siamo dopo il pay per view, che si ricominciano con le storyline, non è facile, troppe stelle. Alexa si ritorna a essere imbattibile come al solito, e questo è un gran problema, 3 stelle addirittura. Te bacchetta al triplo. Volevo mettere questo come opener. Te bacchetta al triplo. Alla fine penso che... vediamo. Imbattibile, madonna. Avrei fatto bene. Qua Ghira porta gente. Beh, qua vado su l'usato sicuro. Ma Cody, oddio, non è detto, cross. Non c'è la rivalità, eh? Tre stelle, belle. Benino. Inizia anche l'altro tra Karrion Kross e Cody Rhodes. Non so se vuoi vedere che si è spaccato, sì, Brock, sì. Lesnar. Non si è spaccato Brock Lesnar. Livello 3, livello 2, livello 1. Qui non è partita, questo gran problema. Ora abbiamo un piccolo problema. Questo grande problema. Tu vuoi vedere se si è spaccato qualcuno? Qui non è. No, non si è spaccato. Non è partita. Non è partita niente. È partita solo Cody. Ciampa e Edge non sono piaciuti insieme. Apertura classica e apertura classica. Abbiamo avuto più o meno la stessa curva. Va bene, dai.
Andiamo a vedere le somme. Le somme, 33 bassini. Bassini, bassini, siamo in positivo di 115.000 e ok. SmackDown ha ingaggiato Styles. No, veramente me lo sono ripreso, non è che... Lo sai perché forse non è ripartita? Perché quello che stava in coppia con Styles mi sa che è andato via. Mo non mi ricordo chi cazzo era. Però con Stacy, quando io l'ho reingaggiata, è ripartita la storyline. O forse ci ho messo troppo a reingaggiare Styles. Non lo so, però nell'altra MGM, quando io ho preso Stacy, è ripartita la storyline da dove era rimasta. Ma era andata al pay per view? No, era finita al pay per view. Era finita il 2 contro 2 al pay per view. Ah. Sì, sì, me lo ricordo. Sicuri? Sì, sì. Meglio. Ma tanto mi piace tanto, Stacy. Non ti ha trovato niente. Mi piace e non ti ha trovato niente perché non ho fatto niente. Non voglio 49.000. Buono questo risultato. Però potevo fare un po' di più. Ha gettato sempre formando un tag team incredibile. Però non è partita rivalità. Devo farla partire in qualche modo. Quello è un problema quando non parto. Solo si qua ha battuto Big E. Bla 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 bla. Aspetta. Ok, vai. Allora, tocca a Peonia, raddoppia, raddoppia, raddoppia. E non mi dà neanche una carta super in più. Cioè, allora, io non lo so, guarda. Miro t'ha superato. Adesso Miro è davvero sopra in tutti i sensi. Beh, era normale, era abbastanza normale questa cosa. Ma adesso iniziamo a fare cose serie. Eh sì, ora... Partner. Ah, vuole battere Charlotte a tutti i costi. Allora, Cody Rhodes, Karrion Kross sarà sicuramente un match che porta al preview per il titolo. D'accordo. Perché KK ha battuto Cody, io non so come abbia fatto, ma c'è riuscito. Rob Van Dam, Ray, faremo partita, arriverà con Ciamp in qualche modo. Un match contro Charlotte. Mi sembra un'ottima idea. Tocca Tron avversario Alex. Mi sembra un'ottima idea. Speravo che vincesse Big E. No, non ha vinto Big E. Prendiamo due piccioni con una fava. Bello quando dicono e vai. Immagino quelle due star che vanno un su. Un match Extreme Rules. Mi chiede il triplo. Allora, organizza match. Subito. Triple Threat. Charlotte. Nikki. E io, però sono troppi, me ne serve un'altra. Fatal Four. Io sta in rivalità con un cazzo di niente, per esempio, così per dire. Potrei sfruttare Nati, oppure sfruttare Natalia, oppure sfruttare anche Natalia, per dire. Natalia che potrebbe anche andarsene, però non sarà un gran problema. L'interferenza del GM che va ad aiutare You Can Look But You Can't Touch. Gran match. Poi abbiamo Logan Paul. Scontento Logan Paul, eh? Scontento. Che però dobbiamo fare il rematch con Drew. Sì, Drew è contento. Intromissione. Però se io faccio intromettere loro, può essere che Drew mi riprenda il titolo. Beh, comunque potessi portarla come rivalità normale al pay per view. 5 match al pay per view. Eh no, perché l'ho già fatto, così rompono il cazzo. Owens e Logan Paul. Eh? Owens ne verrà con Logan Paul, mica con McIntyre. Però se poi mi riprende il titolo McIntyre, perché io faccio interferire. Apposta, fai Owens Paul come rivalità normale. Ma quell'altro è andato per i titoli di coppia. Questo è un altro punto. Però si potrebbe fare. Lesnar comunque penso... come Alexa Bliss l'altra volta c'entra di popolarità, eh? Lesnar show in questa GM. Vabbè, io ci provo perché non dobbiamo far scendere, cioè non dobbiamo, va, ci provo così debotto. Allora, poi che cosa possiamo fare? Fammi vedere. Tu ti devi riposare assolutamente, quindi adesso facciamo il promo sfida di Zayn e Lesnar.
E facciamo anche il promo sfida delle donne, perché non è partita, no, perché le donne stanno di là. Questo è rischioso perché potrebbe partire di tutto. Potrebbe partire di tutto. Potrebbe partire Charles Sky invece di Nikki Bella. Sinceramente, sti cazzi. Cioè, va bene uguale. Comunque. Meglio Nikki Bella, ma va bene lo stesso. Possiamo fare i titoli tag? Assolutamente no. Assolutamente no. Assolutamente no. Dominic Mysterio e Giovanni Vinci. Giovanni Vinci che sta un po', capito? Un po' più felice. È un pochino più felice, esatto. Devo usare la carta su Asuka. In questo momento sta mancando Asuka. E mi compro anche questa. Non so mai potrebbe essere. E Gigi Dolin continua a fare promi sfida perché è morta. Poi ci sarà il match. Che quanto sta nel livello 3? Mi sa che non porto i titoli di coppia. Oppure li porto a livello basso. E c'è questa pure, c'è, però se non gli mette stipulazioni speciali a questi fanno un cazzo, questi non fanno un cazzo. Il problema è che mancano pochi show e titoli di coppia un po' complicati in questo momento. Styles mi fa beneficenza. Abbiamo preso per fare beneficenza Styles, a quanto pare. A quanto pare sì. Oh, Styles, fenomeno One è trattato così. Ah, questo fa tanto. Questo ho fatto 2.5 stelle, quindi questo non me lo fa a meno di 2.5 stelle. O no? O no? Mi ha chiesto il mio gentilissimo, ma proprio... Perché 22.000? Non puoi più fare l'intromissione GM poi? Potresti fare nel main event Extreme Rules. Ma potrebbe essere, cioè, no, me la spaccato. Lo metto a loro. Vabbè, pure sì, vero. Così gli aumentano un pochetto le stelle. A questo punto ci fidiamo? Per ogni età fiducia a Dominic e a Giovanni Vinci. Ci fidiamo. No, il main event è via stelle. Anche se non c'è la rivalità, però, potrei fare così. Però questo potrebbe prendere poco, perché c'è l'interferenza. Rivalità in calo addirittura ti dà. No, perché mi sta contando Logan Paul e Drew McIntyre, non Logan Paul. È apposta, Owens. Logan Paul e McIntyre ti rivela in calo perché già l'hanno avuta rivalità loro. Questo potrebbe prendere poco perché c'è l'interferenza di Owens. Però gli dà più fiducia a Dominic Mysterio che la stessa da Baby pure. È terrificante. Oh no! Bah, io non posso comprare in questo momento. Dai, c'era pure Reggie lì che ti guardava a quello. C'era Reggie che mi guardava, mamma mia, va, che spreco. Mi spiace Gargan, mi spiace molto Gargan. Pop Corbin non lo vuole nessuno, Popcorn Corbin. Giovanni Vinci. Io ho sempre problemi con i titoli di coppia. Proprio sempre un botto di problemi. Allora, che mi chiedeva? Un match contro Charlotte e un match Extreme Rules. E se invece questo facciamo un bel tag team? Così. No, così. Qualcosa che non quadra. Cioè, Nikki Bella è partner di Yosuke. Nikki Bella, Yosuke. Shayna non combatte più. Shayna Baszler non combatte più. Rischioso. Allora, ste tre vanno a combattere.
Ma io non so se così gli va bene, eh. Ma sì, che gli va bene. Oh, obiettivo del commissario raggiunto. No, per face il. Aspetta, una scena che non va bene con me, non c'entra un cazzo. Cioè, vorrei mettere Raquel, però Raquel è morta, quindi ci piazzi Natalia. Oddio. Missione GM che aiuta Nicky. Potrebbe andarsene Natalia. Oddio, guarda, mi sto a buttare sotto, Però qui avrò messo Sky match contro Flair. Una tua interferenza. E tecnicamente anche così. Tu devi risolvere tutti i due problemi. Tecnicamente anche così andrebbe bene. Però dai, che la gente vuole vedere lo show dominante. Lo so, però ripeto, può essere che io sto sperando che mi partisse Nikki Bella Charlotte. Speravo mi partisse Nikki Bella e Charlotte. Quindi Fatal 4 normale. Nikki Bella Charlotte, io Sky. Natalia? Sì, sì. Altre sono morte. Do face, do heal. Previsione di girare, mega aiuto lei. Anche qua dovrebbe andare bene. E abbiamo l'Extreme Rules. Oh, io gli do fiducia fino alla fine. Fiducia a Dominic e Giovanni Vinci. Perché di notte a Roma ed è giorno a Milano. A Venezia. Però questo è titolato. Però c'è la rivalità in calo. Non dovrebbe prendere troppo. Eppure un match è normale. Cioè, l'unica preoccupazione è che Drew mi si ripia il titolo. Oh, è Stighi. Se Drew mi si ripia il titolo, Stighi. Questa la continuiamo. E questa va bene. Va bene. La logistica l'ho messa. Risparmio un sacco di soldi. Risparmio un sacco di soldi. E quasi quasi mi più. Pirazione tu non si sa mai. No, non si sa mai. Preferivo fisioterapia, sinceramente. Però va bene così. Questo è il mio SmackDown. Andiamo a Monday Night Raw. C'è un sacco di gente che vuole il contratto qui. C'ha la fila, Miro, fuori dalla porta. Toc toc. Chi è? È Rey Mysterio. Rey Mysterio chi? Rey Mysterio che chiede 60.000 per rimanere a Raw. È il finale che mi preoccupano questi. C'ho 85. Lei tanto il morale ce l'ha sempre altro, è campione. Posso pure chiedergli di meno. Quell'MVP lì che me. Ok, Rey Mysterio da contenta. Cactus Jack che chiede a Mick Foley. Mortacci. Oh! Però io. Ce va piano, Potrei fregarlo. Però io ho paura di quell'MVP. A meno che MVP non vuole altro. Può essere, Chissà che cosa vuole. No, MVP io ce l'ho avuto dall'inizio. Quindi non può essere perché. No. Può essere che è scontento. Però non mi può chiedere i sorti, capito? Beh, oddio, potrebbe chiederti un bonus. Ma in quel caso, no, dico il prolunga contratto qua. Io dico, sì, a me serve prolunga. Lo devo usare sul Cocktail Jack, c'ha 75, vedà. Ciao. Pure Tommaso. Ma sì, 47.000, dai, su. Perché che tanto il mondo manda per i titoli, coegge, dovresti essere felice, su. Che coglioni che sono. Tommasone vuole i soldi. Ma andiamo a giocare lo sporco. Va bene, ci penso io. Non ti preoccupare. Oh, mi sono curioso di che cosa vuole. E se sono sicuro di poter fare ancora. Ah, vuole il match nel main event. Porca troia. Sì, quanto. Va bene. Va bene. Quanto. Quanto mi dai? No. Questa settimana, bene. Quindi mi sono messo MVP nel main event. Ok, 85, devo solo trovare un avversario. Se il problema è che mi ha perso. Allora, iniziamo da qui. Lui è ora heel. Lui è ora heel. Il problema è tornato adesso. Dovrebbe ritornare solo Sikoa. Perché vabbè, c'è la stessa qualità, però. Potrebbe essere la scelta giusta. Big E, però. In realtà non si dovrebbe mai fare sta cosa. Perché Big E mi ha perso settimana scorsa il suo ritorno. Va bene così. Tra l'altro. Vabbè, ma la GM purtroppo non sì, tiene. Non puoi seguire conto, chissà quale no. Discorso filosofico. Perché non tiene conto solo del momento, delle statistiche che ha al momento, no? Del percorso. Esatto, per
percorso. Sarebbe figo se tenesse conto del percorso. Cioè, rimettere due superstar. Cioè, magari mandare la superstar che ha perso un'altra tre scrive. Tipo, oh, ma quella ha perso, perché ci mandi lui per il titolo? Se riescono quella a giustare un po' le cose. Quello sarebbe proprio... Esatto. Quello sarebbe proprio figo. Perché ci mandi lui? Esatto, è proprio quello che dicevo. Dove Alexa c'aveva energia zero, ricordiamoci. Adesso c'ha 73. Mi serve una donnina, interessante, intrigante. Una donnina interessante. Riprovammo il match per i titoli di coppia, perché... Se mi partiva la rivalità con Nikki, era tutto più facile. Mo' tocca vedere. Dai, menatevi su. Che faccio? Che ho realizzato? Divo! Cody mi è solo a mezzo, poverino! Divo! Posto sciolto sotto! È perché ha rinnovato i contratti! Esatto! Campagna possiamo evitarla? Quanto mi dà? Mi dà più fan la campagna! La pregna! Ecco perché mi hai regalato prima, io c'avevo le pubblicità! Per qua ho messo Steel Cage, qua sono solo de roba, partono 80.000 di roba! Sei già sotto. Ma perché il Tornado Tag, che non ha chissà quale utilizzo di roba, costa così tanto? Tacci vostra. Stai sindacando sui costi? Stai sindacando sui costi? Sì. Ma io però posso licenziare qualcuno, e questo è un po' la cosa che mi volevo vedere stasera, perché se Zoe Stark non mi convince più, non fa più parte del progetto. Dopo che ti ha regalato un 5 stelle. Dato un 5 stelle, ma non fa più parte, ma così come lo stesso Artrud, io ho tanti combattenti. Uno, due, tre, no, è Artrud che butto fuori, sinceramente. Perché guarda, aspetta, come si fa qui per ruolo? Per ruolo c'ho... No, non mi mette. Ah no, per ruolo non intende quello. Per genere forse. Combattente? No. Che cazzo? Devi andare su classe. Ok. Io mi ritrovo con tanti combattenti. Ce n'ho 1, 2, 3, 4, 5. Troppi combattenti per quello che mi riguarda. Quindi vado a far fuori Artrud mentre Zoe Stark me la tengo. Ma io non posso far fuori. Ma questo che non mi dà niente, se lo faccio fuori, solo per quello. Faccio fuori Artrud. Non mi danno un sacco le sordi, però. Quella è una cosa che a me preoccupa. Il fatto che non mando un sacco le sordi. E poi prossimamente devo comprare una donnina. Una donnina qua, ritorniamo a fa i match di coppia. Ad Alexa e Bailey. Li mettiamo come al solito contro la coppia improponibile. Pure per renderlo un po' intrigante, spera pure che perdano i titoli, dica la verità, perché è difficile gestire il doppio campione. Infatti, esatto. Qua dubito che andranno a fare una cagata, perché so comunque tre lottatori validi. Alexa, da qua. Ne stiamo facendo grandi show oggi, eh. Ci chiedete a Cage in David Bria breve? Sì, abbastanza, anche se buono. Non ti piace? A me piace un botto Brian Cage. Chi è che ha detto che non mi piace Cage? Vincenzo. Non mi sembra una superstar. È un buon pro wrestler che secondo me deve lavorare molto su carisma. È un buon wrestler, ma di carisma ne deve dire. Vabbè, io ho visto Panterone che fa lap dance, voglio dire, cioè, nel senso, il carisma ce l'ha, dipende dove lo infili. Ma dove infili? Al bagno, dove infili? Dipende da dove lo infili! Tun 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 tun. Azione mondiale, non so benissimo. Per riabilitazione, io rivoglio il mio, non Red Monson. Voglio Red Monson! Mi manca Brunetto. Che cocchioli. Dammi Bruno. Ehi, manca ancora un po' dello centro benessere, 20.000. Questo no, non mi serve ancora sta roba. Qui dicevo beneficenza, mandiamo Madonna de Santa qui.
andiamo ciobar, un po' ciobar come sai tra poco beneficenza. Sarei più contento di vedere White al posto di WrestleMania, al posto di WrestleMania. Chi? Jay White. Ah, Jay White, sicuramente. Sicuro, perché io non mi ripeto. Secondo me Vincenzo ha capito pure la storia che ho detto l'altra volta. Non si può uscire 16 superstar per in 200 debutti. Dobbiamo essere realisti. Dobbiamo essere molto realisti. Allora, dopo l'azione di beneficenza pubblicitario. Certo, pubblicità, Kirato Zavo, voglio dire che cazzo di pubblicità fa Kirato Zavo. Beneficenza di lui. Ok, ricordo. Qua peccato che non si possono mettere i match per il titolo, cioè nei triple threat nei match per il titolo non si può. Quella, ma chissà perché, chissà cos'era difficile da calcolare, boh. Vabbè, ci siamo, abbiamo fatto tutto, logistica no, stiamo facendo delle puntate molto ma semplici, ma perché stiamo andando anche abbastanza, perché sappiamo che dopo Extreme Rules succederà Namo. Yeah. Costo show parecchio. Acci vostro. Io almeno risparmio un po' più di soldi. Ma c'è una volta che inizierò io niente. No, inizio sempre SmackDown. Abbiamo dato per la seconda volta fiducia a Dominic e Giovanni vinci. La prima volta mi hanno fatto una merda. Adesso mi devono esplodere. Oh, Giovanni unstoppable. Però stavolta mi fanno 3,5 stelle. Livello 2 Sami Zayn. Lesnar. Questo c'è il rematch titolato perché Drew voleva la possibilità di riprendersi il titolo, però c'è la storyline con Logan e Kevin Owens. Vediamo che succede. Sicuramente Logan mantiene il titolo, sì! Ma non sale là. Non saliva. Non sale, però 3,5 stelle, ok. Che peccato, perché c'è qualcosa in più che interferenza, fare, in effetti, sì. Non sì, lo calcola sì, come. No. Come lo so, l'avevo già visto, però ci speravo. Beat Priest ormai una sicurezza su 2,5 stelle. E invece no, oggi! Oggi sono pazziti! Cioè, 2,5 stelle, oggi hanno fatto l'exploit. Beh, sinceramente sono abbastanza contenta. Gigi Dolin e Asuka vanno a livello 3. Molto bene, Asuka che rientra dall'infortunio. E qui c'ho paura, perché qui è un match in cui ho dovuto inserire un sacco di... come si può dire? Un sacco di promesse che ho fatto a varie superstar, come Nikki Bella che doveva aiutarla, Io Sky che voleva andare contro Charlotte, un sacco di cose. Mi piace che c'è scritto rivalità Nikki Bella Charlotte, può essere che è andata molto bene in tutto questo. Vincerà Natalia? No, vince Nikki grazie all'intervista del GM. Parte la rivalità 2,5 stelle, questo cazzo. Potrebbe essere problematico, perché Triple H dovrebbe fare un cazziato, cazzo, mo Triple H si incazza perché il mio evento ha fatto cagare. Però abbiamo preso un sacco di piccioni con una fava sola. Bene, prego. Dammi qua Cody e WWE Champion. Devi superare uno show di 3,5 stelle di media. A me basta superare il main event, secondo me Triple H è felicissimo. Allora, qua Cody, WWE Champion, ha la sua cintura personalizzata che noi non possiamo vedere, ma già l'ha importata qui, quella che ho messo io su Instagram. Bella. Visto che Vincenzo me l'ha citata. Bella. Cody che non cross kick to Jack nell'opener, Cody vince! E fa 4 stelle rispondendo al tuo opener. Risponde bene, come Cody, sicurezza. Solo ed eccitatissimo. Vediamo un po' qui Roman Reigns e Mysterio contro Edge e Tommaso Ciampa. Cosa combina? Parte A rivela piuttosto. Di questo vediamo un po'. Vinco una cosa, imbattibile Mysterio e Van Damme. E non riesce a partire la rivalità. Non mi piace. La dovrò forzare in qualche modo. E non può, perché il 2 contro 2 è un po' fa cazzo. È quello il problema. Il 2 contro 2 è ancora troppo debole su questo gioco. Beh, Alexa, ok, inizia a arrivare ovviamente con loro. Grandioso, 3,5 stelle. Poi risponde al tuo Miccard. Popolarità meno 8, però porta sorte. Vabbè, quello posso aspettarmi bene. Kiyozawa, main event, match value del TV degli Stati Uniti, MVP, che voleva essere nel main event. Ma io non ci sto per essere media. Sfida Big E. Vince il titolo, Big E. 4 stelle! Cazzo!
Ha fallito solo su un match, il resto è andato molto molto bene. Ciao Alessandro, ciao carissimissimo. Buon pomeriggio Ale. SmackDown, niente, Megazia qua. Triplo che dice, finale però. Tornamento è stato offuscato dal tuo micchiardo, deludendo i fan. Occhio, deludendo i fan è una frase è vero, molto importante. Vero, vero. Fan. Comunque, livello 4, qui allora, giustamente non c'è tipo la rivalità. Livello 3... E non pervenuto. Livello 3, livello 2. Tu che hai fatto? Qui niente. Qui niente. Qui niente. E qui livello 2. Scusa, ma l'istrellendo, cazzo ce l'hai tu per Extreme Rules? C'ho Canon Cross Cody che è aumentata, ma lì non l'ho detto. C'ho no, BBBG. E ti do uno spoiler. Questo conta no, più fida, dell'altro. No, fidate, l'ho visto pure con la mia. No, l'ho visto pure con la roba mia. Fidate che faranno comunque 5 stelle, fidate. Sì, ma non è diventata le, ci stanno le verità che possono terminare anche a 3, se il gioco vuole. L'ho capito. Non dà diretta a Miro. Allora, fans, 44.000. Pensavo un pochetto di più, però finale scarso, quello, vedete, è stata una batosta. Il finale scarso è stato un pochino una batosta. Santo cielo, Kevin Owens si è attaccato Logan Paul. Cioè, vedi che lo riconosce? Però poi non fa salire sulla ma poi Owens manda il tweet. Siamo alle solite, Logan Paul ha battuto McIntyre con i suoi soliti sporchi trucchetti. Ma se l'attaccava, non ho capito bene come funziona questa cosa. Vabbè, no, perché comunque ha vinto. Quindi magari lui l'ha attaccato, cioè, però poi c'è rosicato. Ha attaccato all'entrata, forse, dai, mettiamola così. La romanziamo. Spuntata Nikki Bella, eccetera, eccetera. Vediamo di quanto allora, stacca Miro. Se Miro stacca ancora. Ah, un po' quanto stacca Miro. Dai, cazzo. 12.000 Miro se ne sta andando in maniera cazzo preoccupante. Preoccupante per Beo. Trutta annuncia se n'è andato. Ok, tutto bene. Guadagniamo anche un po' di soldi, Beo. Questo potrebbe essere un grave problema per te. Perché sì, è giusto darmi un po' di fan. Ah, blocca stella, che può essere utile. Però qui sono 20, sono tanti, se tu pensi all'ottica di pay per view. Iniziano a essere un po' tanti, signori. Questo è lo show in cui si deve guaiare. Tanto lo cammino. E il mio contratto di lo so che finisce settimana, Cody, ma io a te posso. Solo, ma sicuramente mi sembra giustissimo, mio caro Cody. Giusto. No, ho capito io, fa lo sconto fan. Grazie per il match contro Rob. Non riuscite a batterli manco con i mani legati, però c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Ma quanti settimane mancano Extreme Rules? 2? Sì. Mick, dobbiamo parlare del mio rapporto con Santino, se migliorare costantemente quando faccio parte del roster. Bonus. Ma Ciampa, non parte la rivalità. Bonus. No. Vattene, Tommaso. Tommaso, vattene via prima che sia troppo tardi. Non so se lo avete letto. Oggi leggevo che una federazione, penso americana, si è presa degli insulti e delle denunce perché volevano fare un match stile l'Elite. Il problema è che uno dei due ha infilato una siringa nel... Aia, non penso che non l'Elite si infilano le siringhe nel... Ma in che senso? Ha infilato una siringa? No! C'è L.A. Knight, yeah! Io lo comprerei. Sì. Se mo vediamo come esce lo show. Che senso? Gliel'ha infilato per bene. Mi fai vedere quante settimane mancano? Due. Mi fai vedere? Due show mancano. Questo è quello della settimana prossima. Va bene. Allora, Cody Cross. Ok. Possiamo anche farli. Però può anche avanzare. Cody Cross possono continuare a combattere fino a pay-per-view, secondo me. E poi sono sempre una sicurezza, perché uno viene anche da vittoria importante a pay-per-view. Stavolta però non mettiamo... Però io non so vedere queste carte bonus, ma mi ha fregato. Vuoi che te trucco un match? No, ok. Vuoi che te trucco un match? Qui, allora, dobbiamo pensare bene, perché dobbiamo ingaggiare una donna. Soltanto che non c'è i soldi manco per piagne. Se avessero perso i titoli, io sai che avrei fatto tornare Bailey e avrei fatto andare, oppure avrei tornato Alex e avrei fatto andare, non perdono i titoli. Ma come gli ha abbassato i pantaloni? Ma che schifo! Ma la All Elite non fa una cosa del genere. Manco per sbaglio. Che resta da sopra? Resta ancora roba andando. Devo trovare qualcosa o forzarla finché il gioco mi dice basta. Basta. Vabbè, la vuoi fare, falla. La vuoi fare, falla. Falla, se la vuoi fare, falla. Edge è uno specialista, perché non vanno ho incazzato che vuole Triple H? Non inserire lo stile ancora, ce l'ha con sti Cruiserweight Triple H? Non li vuole vedere Cruiserweight, merda.
non c'ho più niente. Io ovviamente ho finito inattivo. C'ho quello attivo, tutte le superstar, sì, va bene, le superstar i due le fanno, ottengono, ma sì, ma non mi serve un cazzo. Vabbè, lo sai che Rey Mysterio l'altra volta ha detto che piacciono i rimasti al match, ma era una burla. Era una burla, perché non gli piacciono i rimasti al match. A me è successo con Logan Paul, ho detto, oh, ma sai che mi piace Vedi, la mia però è stella? diverso. Lui dice che gli gasano gli rimasti al match. Non ti dice, vedi, sto coso qui con Ring. Gli gasano, lo gasano, lo fanno senti top. Oh, io non so se fai carico. Questo può essere che se Tommaso e Edge si eccitano e parte la storyline, non lo so. Ma quanta energia c'hanno? Cioè, quello ce n'ha pure tanta. Però se io vado a fare. Devo spendere in barca le sorti. Vediamo un po' così. Qui volevo fare un triple threat Gagliardo. Un triple threat Gagliardo che mi aiutava a aumentare la possibile storyline. Biggie. E Red Monsoon fra una settimana torna. Devo fare riposo un po' pure MVP, eh? Qua è pure giusto questo, aspetta, devo trovare. Il giusto rapporto qualità-prezzo. Qua può essere pure faccio uno show più tranquillo per farmi recuperare da te. Può essere che faccio questo. Però allo stesso tempo. Ma qua c'è l'esevanza che ho svincolato io proprio. Oh, non abbiamo preso leggende. No, sì, tu hai preso un botto di leggende. Io non ho preso leggende stavolta. Yeah! Male, perché leggende sono buone. Yeah! Ti batterò senza Questo non è il tuo leggende! Undertaker che ha tanti soldi che vuole il tuo Undertaker. Sì, è vero, mi Undertaker che se n'è andato. La Hall of Fame quando c'è? Boh, non l'avevo già fatta. Venerdì, Ah, venerdì. venerdì. Giorno prima de WrestleMania. A me non frega un cazzo della Hall of Fame, mai fregato un cazzo della Hall Ma tu un po' non ci capisci niente, ma c'è solo Zelina Vega praticamente come. Ah, gigante da Mina, sicuramente è uno che andrò a prendere. Ah, primo push di Che poi è una Miro. delle più buggate della G-Mod, e questa è una cosa vergognosa, secondo me. The Come se Hurricane. avesse senso questa cosa che hai appena detto. Ha senso, ha senso. Like a lady, like a lady. Nararararararari. Non lo so, è una situazione un po' problematica, una sfida. Sfida, sfida. Sfida che ti sfida. Bello che poi si può anche combattere Big Giga dopo il promo, Eh sì. giusto. Brunetto, quando cazzo torni? Settimana prossima. Che fa questa grande rivalità contro Zawa. Contro Zawa, la grande rivalità. Esprimi i tuoi pensieri. Fai sapere i tuoi pensieri alla chat. Che se no loro non sanno a cosa stai pensando. A cosa stai pensando? Quanto è bello Biggie. Questo Bello, eh. ecco. Non lo so, voglio fare sta mattata perché secondo me a Ghiaccio Zau gli fa fare un regno brevissimo. Biggie, c'ho sta vaga idea. Non so perché. Ho una vaga idea che succederà questo. E qua si va a creare quel problema che ti dicevo prima. Mi manca una donna face cazzuta. Non. Allora, spera che fa un 2 contro 2, stanno andando via la luce. Andando via la luce. Ma quando c'è il temporale. Lo sapevo che Tozawa ti avrebbe dato tante soddisfazioni. Tozawa è buggato, Mi ci lascia un sta. dubbio che io lo zava, è quella la verità. È buggato nella MyGM. Tozawa fa 5 star così, come nulla. Non si sa come, ma è così. Allora, io potrei prendere la so sarebbe un po' romantico. Tu c'hai Nikki, io prendo Brie e vediamo che succede. Cioè, quella è la verità, non è che mentre. Wow, questo romanticismo mi spezza in due. Perché poi non trovo altre donne in tri. Cioè, sì, c'è lei, però. Alexa deve andarci una gigante. Lei è un colosso. Tutto un cazzo tutt'uno. Brie Bella specialista potrebbe essere una buona avversaria ad Alexa Bliss, però io non me sento. Quanto costa Brie Bella? Acci tua. Vabbè, 5.000.
5 settimane, 10.000 settimane. Vediamo un po' se convince. Quindi mi piace Brie, una storia romantica con te, 2.2. Abbiamo separato le gemelle! Ancora, stavolta tu troppo se fa... stacco Brie, perché dice cazzo è inconveniente. Qui c'è molta curiosità per questo match, molta curiosità per questo match, qui un po' di meno. Ma quanti titoli ha messo, raga? Mi tocca allora a me. Bang bang! E poi mi andrebbe pure bene. Con 27 apparizioni, 27 vittorie, ma che cazzo! Grande Mansur. Vabbè, no, mica ce lo portano più. Hanno sballato le statistiche. È pazzo Miro, riceverà 5 stelle. Bang, bang. Però non riesco a trovargli una quadra, questo Cactus Jack. Sta sì. Lì, gira. Sì, fa il terzo, capito? È tipo il threat, posso aggiungere. Vediamo. È giusto, lui è general manager. Perché se più che una promozione qui, se faccio fa pubblicità, vieni a vedere Cactus Jack e Mick Foley. Insieme sul ring, come? Che? Faccio fare beneficenza. Mi dispiace pure per Solo Sikoa, ma Solo Sikoa. Se tu non solo. Solo Sikoa. Se tu non solo, non Sikoi. Ti pare un altro di quello che io dovrei svincolare male. Ma c'ha 25 storyline attive. Sì, ma fare dei polli. Ma dici, ecco, scusami, vai un attimo qua. Tu dici non parta la rivalità, clicca. Ma se questo sta in rivalità qua, ma come fa a partire? Ah, perché c'è T-Bar Solo Sikoa ancora. Mamma mia, quanto dura sta rivalità. Che deficiente. E mo te ne sei accorta tu, ma non è che sto a guardare a te. Io sto a guardare i cazzi miei. Vedo, continuo T-Bar Solo Sikoa fino alla fine proprio. Fino alla fine. Ti barre solo fino alla fine. Fino alla fine. Ti barre fino alla fine. Guarda che ti ho dato pure. Io devo sta zitta. E io non ce la faccio, io sono buona. Pure io prima ti ho aiutato. Ma cosa mi hai aiutato? Quando ti ho detto che avevi messo il me ne sarei accorta. Sì, vabbè, arrivata. Era tu face. Sì, vabbè. Ha ragione lei. Certo. Sempre ho ragione io. Like lady, like lady. Match idolato. Povera Zoe, è vero. Allora, com'è qua la situazione? Mi preoccupa un po', però mettiamoci un qualcosa per farli sentire un po' al loro agio. C'è Extreme Rules, è alle porte Extreme Rules, perché non fare un Extreme Rules? Oh. Perché è fallito, che vuole questo? Il problema è il Cruiser, lui. Chi è il Cruiser qua? Non mi dica che è lui. Aspetta. Non inserire lo stile più popolare Cruiser. Non inserire il più popolare Cruiser, mi sa che è Ray. Preoccupante se non. O Ray o Tozawa, non so. Ray ha 76. No, mi sa che è Alexa Bliss. Che mi davi? Se mi dai una cosa conveniente. Ah, già partite fane questa settimana. Sì, era molto carino. Devo dire la verità, è molto. Ciao visionari Chief! Allora sai che ti dico? Sai cosa ti dico, Triple H? Che sei un infame e io metto Bayley contro Brie Bella. Italian. Ok, però mi piace più Bayley contro Brie Bella. Se può fa. L'aveva presa per Alexa, eh? Ricordiamo. Per forza, specialista. Grazie per il follow. E ti dirò di più. Ah, no, non posso farlo. Che vuoi fare? Il titolo, quale titolo? It's Kenny and Hagman take AEW. Stanno tornando. Peo, ci siamo. Ho preso tutto, logistica. Sì, mi manca questo. Se prendo questo fallisco? No. Sì. Sì. Va bene così. Mi va bene, Peo. Se prendo questo fallisco? Sì. Madonna santa. Si è messo proprio male, trucco, non trucco niente. Vabbè. Trucco, non trucco. Ci sono mele cose come. Vediamo un po' se solo Sikoa e T-Bar sorprendono. Ma scusa, visionario, che fai il trollino? Vediamo se solo Sikoa e T-Bar ci sorprendono. Confermo. Non ci abbiamo né Seth Rollins né Roman Reigns. Il mio contratto scade a fine questa settimana. Sono svincolati, o meglio, sono free agent. Quanto vuoi? 47? Se
Sinceramente, no, io gli vorrei allungare il contratto perché comunque contro Aska l'abbiamo aspettato 20 anni. Ah, lei aveva il morale a terra, però, se non mi ricordo bene. No? Appunto. Se tu gli chiedi se tu non essere 32.000, non so che ti rispondi. No, 32.000 no. O gli allungo il contratto, glieli do. Vabbè, ma 47.000, raga, glieli potevo dare. Io mi fido di Gigi Doni. Io mi fido. Nicky è contenta che si può affidare di me. Hai dimostrato bla bla, siamo fidanzati, Nicky... siamo fidanzati, sì, da 9 anni questo è l'ultimo. Che vuol dire siete fidanzati? Cioè si può essere fidanzati in modo diverso? Sì, come lo ero io fino all'anno scorso. E Dio mi dice grazie per il reverso. Cioè che sei perduto, ma va bene così. Voglio andarmene. No! No, voglio andarmene, non ho fatto niente, è stato che veloce. Ti ha chiamato boss. Boss? Penso. Boss! Allora, fai le tue campionesse di coppia. No, sposati no, non è la mia idea. Allora, proroga del contratto. Sì, però sta carta a me non mi sta dando i cazzi aggiuntivi. A me sta cosa, cazzi aggiuntivi. A me sta cosa, guarda, proprio non mi sta bene. Allora, le campionesse Sicuramente Vincenzo. Riposare. Allora, campioni di coppia. Uno. No. McIntyre e Mysterio. Minchia, McIntyre però morto, eh. McIntyre però molto centro benessere. E una mamma McIntyre. Cazzo, però sono tutte buone queste. Punto interrogativo. Ci sarà il ritorno di Akira Tozawa e Bruno San Martino pay per view? Bella domanda. Sono tutte buone. Posso spendere? Cos'è tornato Ali? Eh? Cos'è tornato Ali? Tornato tattino. Ah, vabbè. Allora, logistica. Tanto fammi le cose così. Blocca. Allora, io comunque non posso portare i titoli di coppia maschili a pay per view. Non li posso portare. Il problema è che questi c'hanno un'energia che sprizza da tutti i pori. Ciao, sono solo sicuro. Devo fare così. Cioè sì. io guarda, io non ho parole. Io guarda, tutte ste carte. Senti, Drew, dove sta? Non combatte subito, però. No. Non potrei ingaggiarla per lasciare di questa. Dove cazzo sta? Ecco. Drew, non voglio la supposta. Vai al centro benessere, riposati e torna per l'amor di Dio. Per l'amore di Dio, vai, riposati. Drew è sempre stato scarico. No, Drew, raga, è proprio morto. Acknowledge your visionary shift. Lui ha tanta energia. Lui ha meno chief, energia. The head of the table, the visionary, the revolutionary Seth freaking Reigns. Romo. Per lui. Poi Dolin. Questa no, c'è Nita Rollins, eh? Questa è Nita Rollins, eh? Versione Messiah. Gigi Dolin e Asuka e potrebbero combattere, potrebbero anche non combattere. Pure Asuka, cioè è morta da Vince, non sa quanto. Vince, guarda che te faccio vedere, Vince, solo per te. Tanto poi io vedi solo tu. Spoiler, ma rimanga tra noi, tra me e te. E non tutta la chat che potrebbe aver visto. Attenzione, però io volevo fare uno show più bello del mio settimana. Un po' complicato perché. Ma perché ste due? Infatti, tra me e te. Hai capito? Sì. Che si fa? Viene uscito fuori il TLC match. Try the TLC match. Allora, i campioni di coppia. Try this fucking match. The stipulation the match. I campioni di coppia. Pia. Io mi rifido di loro, mi hanno fatto le stelle e mezzo. I match casuali ti stanno a portare bene. Ma non so casuali, stanno le cose. Allora, questo è già a livello. Ciao, sono solo Sikoa. Allora, o mi rifido di Asuka che non si rompe se io faccio fan match.
Però il bello è che mette tutte queste storyline. Mazza quanto sta a calare, che Balor non ha combattuto una settimana, oh. C'ha 73, 44, mazza sta così. Però finché non c'ha Drew io non posso fare un cazzo con i campioni. Le campionesse di coppia mi se devono riposare, io non c'ho le storyline per i titoli di coppia. Te se stanno a calare tanto. Le famo. Stanno a calare pure tanto, stanno a calare. Lo so che devo fare. E questo ti giocherà. Allora. Ti giocati. Ray Robondan. Avevo previsto Ciampa Edge, ma non so. Allora, oddio, i titoli di coppia femminili. Che volevo fa? Lei e quell'altra contro chi sono le face? Asuka. Ok, Asuka Raquel. Ciao, sono Raquel Rodriguez. Quindi famo tornare Natalia. Facciamo tornare Natalia, che poi è incazzata lì Natalia, eh. A meno che non mi gioco il triple threat con Shayna. Shayna Baszler, baby. Triple threat è uscita qualche notizia normale. dell'ultima ora, cioè tu che stai sempre collegato a 200 cose, 200 solo si trova. Obiettivo il commissario Pallino. Ah, fa riposare le campionesse di coppia. Pronta la prossima edizione del QTV? No, non posso pure non evitarlo, sinceramente. Fai riposare le campionesse di coppia. Bray Wyatt sulla via di ritorno. Codici QR previsto settimana. Sì, immagino, sto sempre lì. Charlotte Flair vorrebbe fare coppia con Bad Bunny. Niki. Charlotte e Bad Bunny possono fare davvero super tag team Ah, io match. non so che cazzo faccio. Io non ho proprio le minime idee di che cazzo Stai arrivando faccio. malissimo a pay-per-view di differenza di Miro, eh? Esatto. Solo con la sicurezza che va da Brock Lesnar contro Sami Zayn. Sto arrivando proprio male al preview. Più che altro perché c'ho fuori tutte ste cazzo di storyline per i titoli di coppia. Ce l'ho fuori perché rompe il cazzo triplo e perché rompeva il cazzo pure Drew che è sempre stanco e quindi non gli posso far fare match. Vabbè, io a questo punto mi gioco un evergreen. Mi gioco un Goldberg, evergreen. Goldberg. No, Styles Balor è un evergreen. Mi ero sentito che Gangrel probabilmente sarà WrestleMania per l'entrata con Edge. Sì, l'ho sentito. Ma addirittura si parla di un coinvolgimento nella gabbia, stavo ascoltando. Per rispondere alla presenza di Damian Priest. Certo che un Balor che si fa accompagnare da Damian Priest durante la sua entrata da Demone mi sembra un po' imbarazzante Pure come cosa. Priest Il sarà un famoso demone. demone con lui che lo accompagna. Beh, sarebbe bello però l'idea, no, che lui fa l'arciere del demone, sarebbe una cosa fantastica, in un'ombra. Ci potrebbe stare. Ci potrebbe stare. Tra l'altro, Danny Wrestling e Nick Radogna sono in viaggio per l'America, ragazzi. Sono partiti stamani, mi hanno mandato 280 messaggi. Sono in viaggio per l'America, andranno a vedere WrestleMania, ovviamente, dal vivo. Certo, 200 ore d'aereo. Eccolo tu. Allora, io mi gioco loro così. Sì. Perché ti è andata bene prima con Giovanni e Dominic? Qua abbiamo No, non c'ho l'evergreen. il passaporto Qui di c'è la sì. rivalità tra due face, però tanto prima o poi una delle due la turno. Shayna in questo momento non c'ha cioè non c'ha piani, quindi se sei fortunato. Sti cazzi, Lesnar si riposa poi settimana prossima. Qui potrei mettere che tables. Giusto per spendere poco. E qui. Ciao, fa beneficenza a qualcuno. A chi serve un po' di popolarità? A tutti, cioè proprio a tutti. Oh, insisto su Logan Paul. Lei c'ha 5 di promo. Ma che cazzo t'ha detto? Sì, perché lei in Giappone sicuramente fa grandi promo.
Però tanto qui Oklahoma. Qui abbiamo Nikki Charlotte. Quindi i titoli di coppia femminili non li porto. Lei si deve riposare. Lei bella, si deve riposare. Che bella specialista. Potevano mettere la combattente, cioè specialista Bribella. È come Stacy Keeper specialista, insomma. Per forza lei. Per forza lei. Allora, abbiamo un main event secondo me molto interessante. Sì. Beh, del resto io ho Cody che è un cross. Sì, mi piace a me questo main event, però ci metterei una stipulazioncina, però poi ho paura di andare troppo sotto. Ciao Gianluigi. C'ho paura di andare troppo sotto. Non c'è una stipulazioncina dove, insomma, se usa poca energia e costa poco, c'è questa. Immagina la Smash Standing dove Zayn riesce a far tenere il culo per terra all'Esner per 10 secondi. Dovrebbe essere emozionante. Famo così e risolviamo il problema. Allora, rivalità che va avanti. Loro ormai sono una sicurezza. Loro è un evergreen, però il gioco mi sa che non lo sa che sono un evergreen. Loro non lo so che cazzo devono fare nella vita loro. E andiamo molto molto bene. E vediamo un po' se c'è qualcosa di cui sono mi sono scordata. Dai, il contratto. Sicurezza, 2 stelle. Sicurezza. Ah, c'è Shaina che vuole andare con... Vabbè, ma se Shaina... Voglio dire, no. Se Shaina... Non avrebbe incontrato Charlotte Flair. Non avrebbe incontrato Charlotte. Sì, ma in corso, ma... Che ce ne proviamo? Pure se sei cazza. Ma tu perché stai abbassando pure alla gente, quindi... Lo so, ma sono stata un po' legata con gli obiettivi del commissario. Mondalbano sono. Sono un po' legato al fantasma. Sì, per rompere un po' i coglioni. Così per rompere un po' i coglioni. Va perché bene. Va bene così. Magari ora blocca Cody. Comprare ormai l'allenamento. Ma è un a caso o quello più popolare? Quello più popolare. Cody. Dovrebbe essere Cody. Sì. Vabbè, ci sta. Ma a me non lo porto al pay per view, me lo porto. Me lo porto al pay per view. Sì. Non mi porto però al pay per view sta cippa. Ok, questa si dovrebbe completare. 1, 2, 3, me ne manca uno. Me ne manca uno. Rinnova. Appena si rinnovano questi. Dai, che fai sto 1-1 importante. Oh, dai. Importantissimo. Io mi azzarderei a Pial, però poi vado troppo sotto, c'ho paura. C'ho proprio la cacarella, quella importante. Quella importante. Signori, sono convinta. Sono convinta. La card mi piace. Abbiamo anche un giorno per fare un bel turnover. Abbiamo anche un giorno sai per fare che un se bel non me li turnover. Prendi qua è un casino. Perché dovresti più quasi 35.000. Tu non ti preoccupare. Tu non ti preoccupare. Per più me ne presi 20.000, me ne presi, non me ne presi 35.000. Tu non ti preoccupare. E possiamo fare un bel turnover poi settimana prossima, insomma, la prossima puntata e prepararci bene a Extreme Rules. Sono convinta. Confermo, vai avanti. Ciao Giallo! Signori, partiamo subito con la puntata di SmackDown, i miei bimbi. Priest è straordinario. 4 stelle. Priest è straordinario, cioè le vince tutte lui. Mobbit se incazza e se ne va. Mi dispiace, so, te voglio bene però. Kane Owens livello 2 perché prima avevamo fallito la situa. Vediamo se l'Evergreen il gioco lo riconosce. Vince Styles. Non riconosce l'Evergreen il gioco? Io sono assolutamente contrariata. 2 stelle. Sono contrariata dall'Evergreen non riconosciuto. Qui non so che cazzo possa succedere perché quello è su Two-Face. Vabbè che una momi turna, però boh. 3 stelle, sono contenta. Aspetta, prima che 2 stelle. 3 stelle, sono contenta. Rivalità livello 2, ma perché è così bassa? Boh. Vabbè. E Semi, amore, ce la puoi fare? No.
Se mio amore non ce la può fare. Ora tocca allo show di Milo rispondere a SmackDown con i due coppie in palio tra Re Mysterio e Roman Damme che sfidano gli sfidanti. Questi sì che sono i giovani volenterosi di lasciare un segno, coloro che affrontano le leggende per non solo vincere i titoli di coppia, ma anche per lasciare finalmente lo stampino in WWE con i loro primi titoli nel main roster. Vediamo un po' che sarà davvero così, solo Sikoa e T-Bar si riuniscono, vediamo un po', 1, 2, 3. Solo Sikoa e T-Bar vincono i titoli di coppia. Ce l'hanno fatta! Sconfiggendo Re Mysterio, Rob, Van, Zem. Va bene così, tanto aumenta la rivalità qui, perfetto. Sono aumentate poco le mie rivalità, non so perché. Big E e Akira Tozawa si sfidano. Occhio che match è complicato. Infatti il regno di Big E dura soltanto una settimana perché Akira Akira è troppo forte. Lo frega, dato 3 stelle e mezzo. 3 stelle e mezzo. Bang bang. Troppo forte Akira, ragazzi. Buggato. Triple threat dove debutta la sorella di Nikki Bella. Dall'altra parte campionessa Nikki. Qui invece è appena arrivata la sorella Bri. Vediamo un po' quanto fanno. Vediamo un po' che ne esce fuori più che altro. Esce un 2 stelle e mezzo. Era molto complicata questa settimana. Era molto complicata. Falli do anche mio. Belly do drop. Che palle. 4 popolità Edge. E qui, ragazzi, mi sa che Miro prende altri fan, perché dubito che faccia. Oh, su Karrion Kross basta che vince la pay-per-view, sta vince sempre. Va bene. Al pay-per-view, campione. Mi romperò il cazzo Triple H perché. Ok, a me non rompe il cazzo perché la curva è giusta. Però livello 4, livello 2, sì. Livello 2 sono basse queste cose, sono basse. Voi eravate un evergreen, cioè capiamoci. Qui non si è alzato niente e qui non si è alzato niente. Perché non si è alzato niente? Da questa parte rivediamo che non cross va a 3. Da qui. Da Mysterio anche loro vanno a 3. Buono. Da capire che può si fare. Si sono alzate poche cose. Se sono alzate poche cose, però 53.000 fan, ragazzi, la vedo molto buona. Solo 66 di entrate. Cioè di positivo. Vediamo Miro se abbiamo recuperato. Siamo in pari. Cioè stiamo sempre lì. Miro guadagna addirittura 2.000 in più su Superhero. Siamo sempre lì. Ho quasi sputato la birra lì. Quando ho acceso la TV su Roy. Ho visto Bri sullo schermo. Porca allora, la prima cosa che ho pensato pure io quando l'ho ingaggiata. Sputo la birra sullo schermo. Ah, vero, tocca a te. Tocca a me. Negoziazione del compagno. Oh, i fan che il tuo show venirà. Lo usiamo. Oh, ma guarda, le carte finalmente funziona. Quella cazzo di carta, pure tu ce l'hai. Ma lo usiamo al pay per view. Forse facciamo il rimontone al pay per view. Io ho 25.000 di differenza. È come prima però era 20.000 di distanza. 25 sono tanti. 25 son Montreal, tanti. Canada, baby. Credevo che non sarei mai tornato a Montreal. Ma Madonna santa. Salire sul ring, ma sarà tutti. Qua per rimetterlo per titolo, dovrebbe stare molto meno. Che cazzo. Sono davvero su di giri per il pay per view. C'ha 77 proprietà da Robate. C'ha poca energia. E c'è continua con l'organizzazione. Allora, un tornado tag questa settimana. Andiamo a vedere le carte con condensamento. E allora, one show, two extreme rules. Raddoppia. Blocca di nuovo. Perché? You can't do it! Perché è l'ultima settimana della stagione. Vabbè, intanto Cody l'ho bloccato sto giro. Vabbè, lo stesso. Questi dopo. Allenamento superstar. Bla bla. Allora, fammi vedere logistica. No, fammi vedere qua. Chi c'ho in scadenza che è importante? 7 settimane. Styles. Le donne è un po' complicato. Le donne è un po' complicato. Come è venuto in mente adesso? Dominic, allora aspettate, fatemi prendere appunti perché sennò.
Fatemi prendere Miro, Miro e Peoni iniziano a scrivere le cose qua, si fanno molto 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 complicate. Allora, seguitemi, seguitemi. Carte potenziamento. Allenamento superstar. Fai allenare uno dei tuoi talenti integrativi per trasformarlo in una superstar permanente del tuo brand. Che vuol dire che non ho talenti integrativi? Sono quelli che c'ho tipo Redmondson. Ma come? Volevo usare su Styles io. Redmondson. Ma come? Lo volevo usare su Styles. Un talento integrativo Redmondson. Vabbè, c'ho i contratti per stare. Styles contratto. Contratto. E lo volevo usare su Styles, invece non me lo fa usare. Il blocca stella non me lo fa usare. Va bene, i costi raddoppiati. Abbiamo riabilitazioni, abbiamo cose, cazzi, mazzi, eccetera, eccetera. Manco vado a vedere chi ci sta da comprare, perché non ci possiamo permettere un cazzo di niente. Questa è la vera verità, che non ci possiamo permettere un cazzo di niente. Questo vuole fare l'apparizione. Ma secondo voi l'apparizione col promo sfida gli va bene? Cioè, comunque un'apparizione. Drop. Si aspetta di fare un'apparizione. Fino a prova contraria, a pari. Poi se devi rompere il cazzo, se devi rompere il cazzo. Allora, un tornado tag. Un tornado tag. Opzione numero 1, donne. Opzione numero 2, uomini. Le donne come stanno messe a livello di energy? No, perché Raquel e Aska ci vorrei mandare. Ometti. Abbastanza poco. Questo Dominic così che appare. Io guarda, non so, mi avrebbe un po' colpa. E potrei anche farlo perché non credo che difendano. Non è tornato tag. Sì, mo metto un attimo. Non credo che 35, Cosa costa il tornado tag? 10% probabilità di infortuni. Abbiamo le riabilitazioni. Va bene, gli diamo la riabilitazione. Cioè, comunque è 40. Comunque è 40. Energia alta, arriva intorno ai 30. Questi si riposano per forza. Bisogna fare una leggerezza. Lo scopriremo soltanto in questa puntata. Per forza si riposano. Poi, le donne combattono. Le donne combattono. No, potrei fare un'altra cosa. Potrei fare una pazzia. You can look back. Potrei fare una pazzia. Il mio nome è Karrion Kross. La vuole portare al pay-per-view? No, la voglio terminare. In puntata? Sì. E mi pio un sacco dei fans. E mi pio un sacco dei fans. Tanto poi Re Mysterio se ne va. Re Mysterio. Dominic Mysterio se ne va. Non chiamarlo Re Mysterio, che si tempi nemmeno pure. Vabbè, loro sono 57. Ma poi io dire. Vabbè, che vabbè. Però davvero vero. Owens. Ma non ho smesso le piove. Non mi voglio stancare Logan. Logan Paul. Potrei fare Asuka Gigi Dolin. Oppure potrei far De Meio, Fatal Four, Raquel, Aska. Sì, questa è proprio Aska. Raquel, Aska. Aska e Dolin. Le energie stanno anche abbastanza bene. Le energie stanno anche abbastanza bene. Qui c'è il titolo. Questi ormai viaggiano. Possono fare di meno. Chi mi rimane fuori? Priest Bait. Quello può rimanere fuori magari a pay per view. Lesdas deve riposare.
Paul se deve riposare. Shaina. Giusto, io Sky che mi fa della beneficenza. Signori, non è una card brutta. Qui abbiamo un submission match che costa un botto. La rivalità è livello 4, quindi almeno 3 stelle me le pia. Non possono far di meno. Non possono far di meno. Che col submission costa tanto, ma recupero di fan. Qui la rivalità va avanti, però non si conclude al pay per view. Questa cosa è preoccupante. Perché è solo livello 2, non so perché non sia salita. Nonostante che stanno a fare promo da un botto di tempo. Boh, ce la risolviamo, però me la posso risolvere pure con submission. Se abbiamo l'opportunità. Se no, sti cazzi. Io Sky prende popolarità. Questa pure è bassa. Però potrebbe concludersi perché al pay per view fa il livello 4. Potrebbe concludersi, potrebbe non concludersi, non lo so, vediamo. Qui abbiamo comunque due rivalità a confronto che comunque al pay per view se mi servono le posso usare, se non mi servono non le uso. Questa va a livello 3. Questa non c'ha rivalità, però c'è l'obiettivo del commissario. Potrebbe infortunarsi Damien Priest, però tanto magari li faccio sta fermi al pay per view. E c'ho la purghetta della riabilitazione. Questo è l'unico che mi fa tremare un attimo. Però le donne non le posso fare. Le donne non le posso fare partire. Speriamo bene per Priest. Non c'ho manco un manda Priest nel centro di riabilitazione. Là passa una vacanza. Centro benessere, Centro centro benessere. riabilitazione, sta bene. Che sta a fa qui? No, niente, cosa? Magari me lo dà lui un bel centro benessere e durante il pay per view io lo mando al centro benessere. Datemi un centro benessere! Signori, posso dire che sono molto contenta e se va come deve recuperiamo un bel po' di famolo su Miro. Non superiamo, ma lì ci pensiamo al pay per view a fare il supero. Ma un bel po' di fan, secondo me, un bel po' di fan li recuperiamo. Vai, lascia a E te me. sto È pensando! lo show dominante come al solito qui, eh. Blocca Blocca, stella. blocca, blocca la stella! Cody out per Raw. Va bene se riposa. Ancora, è Cactus Jack che scade sempre sto contratto. Che dobbiamo fare? Qua tra Mick Foley e Cactus Jack? Se sono sbagliati, si sono avvertiti. Se ti promuovessi 55.000 mortacci, no? Si accontenta però. Pochi soldi, stanno in Priest Rolls, certo, come dice Triple H poi. Meno Non mi hai pagato il bonus fedeltà, pezzo di male. merda! 57 Pezzo di merda! pure. Addio. Pezzo di merda! Il bonus fedeltà non me l'hai dato, pezzo di merda! Meno male, uno in meno. C'è qualcuno che devo far fuori? Visto che Starker 18.000 solo guadagniamo. Pezzo di merda, non mi ha dato il bonus. Pezzo di merda. Ricopriamo Brunetto San Martino, che Oh, finally per The Rock is come back home. lui. Proprio lui. Non c'ha le rivalità a livello alto per sto pay-per-view. Questo è un problema. Starker non mi serve più. Questo è un problema, ragazzi. No, abbiamo venduto un po' di soldini, quindi non fanno mai schifo. Allora, abbiamo Cody out. Quindi Karrion Kross si Submission, submission, riposo. submission. Tutto il giorno, tutti i giorni. Abbiamo un bel triple. Sfruttiamo bene il fatto che abbiamo rin. Ok. No, però aspetta che poi al pay per view ci arrivano col cazzo. La puntata prima del pay per view, ragazzi, è molto importante perché devi stare attento alle energie per il pay per view perché poi al pay per view ne vanno a utilizzare tante. Esatto. E quindi la puntata pre-pay per view è molto Qui butto complicata. giù la mia A idea. me è andata abbastanza bene, bisogna vedere se al pubblico piacerà. Butto giù la mia idea con intromissione di Bailey che va ad attaccare di Drop. Sì, perché ho detto questo così posso dare un piccolo senso. Che vuole qui? Fa riposare due campionesse di coppia nel vaffanculo, che me
Peccato, è una cosa buona. Comunque c'ho qui, posso darti qualcosa? Ah, il centro benessere. Vabbè, centro benessere, posso servirmi... No, mi serviva a me per Priesta. No, vabbè, questo dopo, caso. Vabbè, può servirmi quello perché poi adesso che mango mutande... Mi serviva per Bries il centro benessere, poverino. Forse che rimane. Cioè, ci stanno le bionde di NXT che sta ancora aspetta Bries nella piscinetta. Proprio loro? Nella piscinetta, nella piscinetta, nella piscinetta. Il costo di match di io attivo. E questo attivo. Giochiamo a armi pari? Giochiamo ad armi pari. Raddoppio. Giochiamo ad armi pari. Io raddoppio a lui, lui raddoppio a me. Ed è giusto così si gioca. Facci vostra. Sì, di me. Poi qua devo pure stare attento che tu hai messo il coso. Ah no, non hai messo quello che. Che pago di più se faccio. Prossimo anno. Il prossimo video prossimo. Gioco. Prossima settimana. Ah, cross fuori. Edge è buon specialista. Ma fregato quel contratto del rendi permanente che non si può usare su tipo Styles. Boh. 67-58, hanno riposato parecchio. Poi, tra l'altro, qui ritorna a rivalità. Ritorna Brunetto che dice: guarda, sono tornato per te, Akira. Proprio lui, Brunetto San Martino, qui, nel main event, vuole strappargli il titolo. Ma c'hai Edge? Eh? C'hai Edge? Sì. C'ho Edge che mi ha perso il titolo da WWE. Allora svincoli. Ma che lo svincolo? Lo svincolo a te, lo svincolo. Ma Akira gli piacciono i Debles? Io vedo Last Man Standing, Akira Tozawa. Ha senso con... con loro fuori e qui solo Sicò dice ma che me fai combattere, vinto, ma che me fai combattere, no, questo è scherzato, tu sei matto, dovrebbe essere così con Rey Mysterio, loro che combattono ci hanno parecchia energia, solo Sicò che rompe, mi serve un centro benessere. Mi serve un centro benessere. E qui mi dispiace solo per questa, non so se posso fare qualcosa alternativo. Però... Il centro benessere. La promozione Bribella va, mi serve. Bribella che mi fa la promozione, ci sono meglio io. Pubblicità, beneficenza, mandiamo. Beneficenza, mandiamo Edge che sarà praticamente fuori dal pay per view. Pubblicitario, so io. Pubblicità! Coccherion Cross l'animale. Entrate extra. Dovremmo andarci anche voi. Allora. Beh, sulla carta qui è meglio la mia, eh. Ma però io c'ho San Martino Tozawa. Sulla carta la mia puntata pre Extreme Rules è meglio. Poi Extreme Rules non lo so, non sto messa proprio benissimo e c'ho un incredibile Priest che potrebbe lasciarci una zampa. Io devo cercare di non perdere fan. La perde non ne perdi. Io a recuperarne 20.000 non li recupero tutti insieme. Per me questo sorprende, c'hanno proprio la faccia di due che possono sorprendere. È Tozawa 5 star, eh? Vabbè. Cioè, capito? È arrivato il titolo tra San Martino e Tozawa. È bellissima sta storia, no? È arrivato il titolo tra Bruno San Martino e Tozawa. Bruno torna e dice: come cazzo è possibile che c'è il titolo? Che è successo? Esatto. Che è successo? Mi piace come Cactus Jack lo si infila ovunque. Lo usi così. Vabbè, lui resta il GM, se può infilare. Io c'ho pure. Può sia interferire sia combattere. È una cosa straordinaria. Questo. Solo da Miro si vedono queste cose. Detto ciò, se cambia al volo, quanti soldi c'ho qua? Tornato LA, trucca match, negoziazione di contratto, poi 4 settimane prima, già le 4 settimane. Questo può servirmi perché io penso che qualcuno se rompe? No, non tanto quello, è che chi è che c'ha il contratto a scadenza? Lui tra 7. Quanti show mancano? 7, 19 più 7, 1, 2, 3, 4, 5.
25 oppure qualcuno mi chiederà tantissimo. Io ho questa folle paura, ho questa folle... quello è un po'... Tipo Rob Van Damme è scaduto 2 settimane, solo Sicoa a 3. Io sto messa abbastanza bene con i contratti, 3, 4. C'è solo Dominic col mando via e adesso solo Siles. In futuro Ria vuole affrontare Gunther, chi non vuole affrontare Ria più che altro? Però è anche vero che questo si voleva fare prima sto ragionamento, perché dopo WrestleMania sappiamo tutti che succede, però questo potrebbe essere utile in modo tale che... Tosta, un altro un po'... Come mandi via Domini? Sì. Un po' di succo, un barbabrutto. Per forza, gli ha dato fiducia, ma adesso basta. Mi porta gli ultimi fan e poi basta. Molto buono. Detto questo, ci siamo. Ok, ok, ok. Ok, ok. Questa è la cosa giusta da fare, quello mi sto chiedendo. Sì, è quella giusta da fare. Vale. Ti devi fidare dell'istinto. Vabbè, sulla MGM. Sempre tu, non mai capito. Perché io sono il giocatore numero uno. Vai non da venerdì, vai non da venerdì, SmackDown. Vai, vai. Signori, ultimo match di Dominic Mysterio a SmackDown contro Giovanni Vinci. Submission match che porterà un sacco di fan, perché c'è la stipulazione che ci porta un sacco di fan. Cazzius! Mi vince anche Dominic. Speravo mi vincesse Giovanni, così era un po' più felice. Invece no. 3,5 stelle, lo prendo, mi prendo i fan che mi porta tutto questo. Rivalità livello 3, molto bene. Final Four, interessante, ci sono 2 storyline in mezzo. Non so cosa possa succedere, però interessante. Vince Gigi Dolin in tutto questo. Cosa? Cosa? Solo 2,5 stelle? Cosa? No, questo è un po', cioè, era illegale. Cioè, 2 storyline e mezzo, pure i cazzilli in su, perché era un match normale. Le popolarità stanno morendo, le due donne, popolarità. Pure, perché era un match normale. È stato tutto a Charlotte, sta a pompa. Che devi fare? Perché Charlotte è la mia campionessa, che è stata appena battuta da Nikki. Per la prima volta. 3,5 stelle, però. Portiamo la storia a livello 4 a pay-per-view. Kevin Owens e Logan Paul continuano la sfida di microfoni, che va bene. E qui abbiamo un morente Damien Priest con Balor, che però sono pompatissimi come non si sa Priest che cose. Priest è il tuo uomo più over dopo Brock Lesnar. Priest e Finn Balor sono imbattibili. Vediamo se ci serve Drew McIntyre e Styles. E va. Nuovi campioni dei campioni! 4,5 stelle! 4 stelle! Ringrazia Triple H che ha fatto il tornado tag. Campioni di coppia, ma sta di McIntyre Styles, Drew Styles, wow, MVP Big Inge. 2 settimane sono visti volare il titolo degli Stati Uniti. Per questo, Cactus Jack vuole metterci anche lui il dito nella piaga in questa storyline. Lui si infila ovunque e vediamo un po' che cosa combinano. Vincerò lui, Bag Bag Cactus Jack con 4 cazzo. Stelle cazzo. E aumenta la realtà qui. E Bribella prende uno, va bene per il pay per view. Attenzione, Alexa Bliss è indomabile da inizio GM, non ha mai perso il titolo mondiale. Ora l'ha appena gufato. Potrebbe perdere Doodrop e vince Doodrop, che va 3,5 stelle, uno show senza paragoni proprio. Gli è andata bene perché così ha staccato i titoli. Mick Harding, T-Bar, nuovo campione di coppia a sfidare Mysterio, ex campione di coppia, si vocifera che possa essere intervenuto solo Sicoa, ma Re Mysterio vince sempre, fanno 3 stelle, va benissimo così, pubblicità, ta 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 ta, mamma mia, nemmeno 9 di popolarità, porta soldi,
E infine, main event, Bruno Sammartino, dopo aver vinto in pay-per-view l'Ironman match contro Akira Tozawa. 5 stelle easy Akira Tozawa, guarda. 5 stelle easy. Akira Tozawa che ha vinto il titolo degli Stati Uniti quando Bruno si è infortunato. Nonostante tutto, Akira Tozawa si è ripresentato campione degli Stati Uniti. Lui dice allora, ah sì, allora ti sfido, metti il titolo degli Stati Uniti in palio. 5 star Tozawa, e vince Bruno. Vince! No, sono stare, spiace, ma, se vinceva la gara Kira erano 5. Ma sai che mi viene da dire che il mio di questa linea è come il tipo TNT, cioè cambia proprio ogni settimana. Ecco qui, vai, divertiti. Allora, abbiamo una buona curva di SmackDown. Voglio solo vedere questo. Ah, non si è infortunato! Però non è partita neanche la storyline. Va bene, vabbè, possiamo cambiarli, capito? Possiamo cambiarli. Sfidante. Tipo Taker Kane, il ritorno. Allora, livello 3, niente qui, mi segna niente, vabbè. Rivalità conclusa, ottimo, perché c'era il submission, quindi questa dovrebbe aver portato, dovrei ridurre il distacco. Livello 3, ce l'ho tutte di livello 3. Vedrò. Quindi dice niente comunque, questo è quello che conta, qui niente, qui livello 2. Però nessun infortunio. Akira e Bruno Sammartino. Andiamo a vedere i fans, perché qua dove sta sopra, se non sto sopra c'è qualche bug nel sistema. C'è qualche bug nel sistema, solo 28k. Solo 28k. E non ho scoperto il match di nessuno, non scopri il match mai di nessuno. Di quant'è la riduzione del distacco? 59.000 Miroids on fire, baby! Baby! Illegale, cioè ha usato anche il submission! Miro è qualcosa in più. Ma ha usato anche il submission! Miro è qualcosa in più, ragazzi, ora... 5.000 più 5.000 bonus fan! Cazzo! Miro is on fire, la la la. Guarda, la, tu c'hai 5.000 e 1.000 senza l'altro 5.000 e comunque stiamo pari. Perché io c'ho le superstar più popolari, cazzo, baby. Ma che c'ho cosa? C'ho le superstar più popolari, baby! Ma che cosa che... Gente viene a pagare... Cody stava a casa. Aggiungici anche questo. Cody stava a casa. Pensa tu. Stacy Keebler of Fame hanno ufficiale. Hai visto la tua Stacy? Hanno annunciato nella Hall of Fame in questo momento. Vedi? Grande Basilio che ce l'ha detto. Questo costa. Danna, tu non hai preso niente. 21.000 fan in più e siamo pronti. Beh, erano 25, mo 21. Ah, a inizio. Il problema è questo trofeo che non arriva, non sta arrivando. Extreme Rules settimana. Extreme Rules, mi sa che inizia Miro. Costo raddoppiato contro costo raddoppiato. Se almeno siamo armi pari. Però abbiamo i contratti in scadenza. Tu hai i contratti in scadenza, io no. No, o meglio, il mio è Dominic, ma lo rilascio. Bruno vuole i soldi. Bruno, dovresti essere felice, però, Bruno. Brunetto. L'ultimo introdotto sarà un arbitro. Bravo, Brunetto. Rob Van Damme, se non mi vince il titolo, io lo manderei pure a quel paese, sinceramente parlando. Edge non gli scade il contratto, Edge ce l'avevo dall'inizio, Edge giro del culo secondo me, lo stava cadendo. Vieni da me a SmackDown col Judgment. Piripiripi, perché questo è quello del Judgment. C'hai pochi soldi, contratti in scadenza. Grazie Rob, ti ho voluto bene. Cazzo, hai ripreso i soldi qui. Vabbè, vediamo un po'. Edge ritornerà per il titolo. È alta probabilità. Cioè, c'ha alta popolarità. Va bene. Edge te ne dovevi andare, però, più cattivo. Quella nullità di Solo Sikoa mi ha attaccato durante lo scorso match. Va bene, sì. Va bene. Quella nullità di Solo Sikoa. Ok. Signori, la carta di Miro di Extreme Rules. Vediamo un po'. Apparecchia subito quello che è scontato. Apparecchia subito le cose scontate. Io pure, se voglio leggere i suoi appunti, vi giuro su Dio. Ma sono tutta roba tattica. Non si capisce un cazzo. Hai capito, sì. È
Hai capito, sì. 60.000. Paga? Ci siamo arrivati con pochi soldi, quella è la fregatura. Cioè, stiamo proprio con le pezze. Vabbè, però noi abbiamo anche raddoppia, cioè noi abbiamo messo anche raddoppia. Sì, abbiamo messo raddoppia, ma comunque 186.000 per pay per view sono pochi. Lo so. Comunque pochi. Vieni da me, abbracciami e fammi sentire che... Quella nullità di Solo Sikoa, dov'è? Quella nullità di Solo Sikoa, al morire... Dov'è? Di questi giorni... Dove tutto ciò è stato solo puro, Solo Sikoa... Ah, qui abbiamo Big... giustamente Big Key, non se la scordiamo perché è importante. Allora, qua abbiamo messo il tuo normale quando non so. Allora, io non ho scoperto qua codice. Allora, non era Nelly Nassel, perché se non sbaglio abbiamo fatto Nelly Nassel. Ah, boi, fai un cazzo lì, eh. Allora, qui che cazzo famo, banda un po' risparmio, proprio che possiamo dire oddio. Però c'è pure uno step. Di Extreme Rules, questi no, perché abbiamo capito che non è la loro. Qua possiamo fare un Extreme Rules per farli divertire, anche se a lui piace il Last Man Standing. Quanto costa il Last Man Standing? Aspetta, che ancora non ho messo. Cos'era? Arena stile grande, ossia grande. Oddio. Non lo so cosa. Niente, per fare un cazzo, amore. Non te lo vorrebbe dire, ma. Qui non c'è un cazzo? Beh, qualcosa c'hai. Questi giorni. Io qua te posso dare la botta finale. Me lo sento. Quella è tosta, quella fa i miracoli per i fans. Io non ce l'ho, ho preso il cazzillo che raddoppia. Non te lamentare, hai sbloccato 3000 cose. Ma ho preso favore. Il cazzillo che raddoppia le carte potenziamento. Me l'aveste data una. Triplo, però non prendo più il cazzillo, Io mi sono fidata, io mi fido della gente, quello è il problema. Mi fido della gente. Gente piena di guai. Ehi, non penso. Penso che il mio preview sta sulle 3,5 stelle. In verità sono basse. Miro mi sbirta, tosta. Però questa è una cazzata, quello che sto facendo qui. Questo deve essere normale, questo che è il massimo deve essere Extreme Rules. Porca puttana, c'avevo sordi. Siamo arrivati con una ciabatta e una scarpa. Il problema mi sa che non mi si fermano le storyline. Mi continuano tutte. Bang bang. You shut me down, bang bang. Bang bang. Tu vuoi sta promozione? Bang bang. E resta uno vuoto. Sto Red Monsoon sempre sul pezzo. Bang bang. Messi tutti i titoli in palio, sì. Sì, Stati Uniti. Qua adesso lo ricordo, l'ho scoperto. Qua ok. È un momento delicato, signori. Momento delicato, poi inizia la roda di WrestleMania. Mi sento, sento che abbiamo fatto comunque tanto. Sento comunque che abbiamo fatto tanto. Peccato qua se avete fatto una situazione diversa, avete fatto un TLC.
però va bene così. Qua non finisce la rivalità, ho rifatto un submission match, lo farò a Raw perché... Ah, finisce la rivalità. Dici, sì. È un match normale? Sì. Allora godo. È pay-per-view per livello 4 invece. Allora, abbiamo tutto. Qua abbiamo fatto il possibile. Io sono molto soddisfatto. Per giusto un po' dei soldi, 30.000 in più, sarei stato più felice, così aggiustavo un po'. E io ho lo stesso problema tu, quindi siamo ad armi pari parissime. Assolutamente. Qui posso... No, posso mettere... Vediamo, signori, ero messa molto, molto meglio. No. Allo scorso pay per view, dove effettivamente il sorpasso su Miro lo avevo fatto, poi lui è capitato. Ecco, già trova le scuse, da cosa clamorosa. No, ma qua vado al recupero, non ho fatto un grande... Costo raddoppiato anche me. Non ho fatto perché le cose sono a livello... Che è tutta sta gente? Cos'è tutta questa gente? Oh, c'è di nuovo la fila! Ma perché io sempre un pay per view ce l'ho fila? Ciao Sasuke! Il mio contratto scade, sì, lo so. Prologa. Styles. Ok. Guarda, tu ti hai prologato, te ne andare un altro. Non so. Il mio contratto scade. Ciao. E ti ringrazio, Dominicco. Mi hai fatto il tuo lavoro. E poi ciao. Bene, era l'ultima settimana, sì. Nicky. Ah, Nicky mi scade? Davvero? 77, vorrebbe chiederti 100.000. Davvero? Vorrebbe chiederti 100.000. No, c'ho tutti i prologhe. No, io me le gioco le prologhe. Immagini Nicky che vale. E Gigi Dolin che vuole? Prossime tre settimane, se la campionessa resta face, perché no? Vabbè, io gli dico di sì, e poi se non lo faccio sti cazzi. Giovanni potrebbe essersi incazzato e se ne va, ma va bene lo stesso in casa, non mi serve per più Giovanni. Giovanni è on fire, sono pronto a combattere. Ma tu sei scemo! Voglio il main event! Amo al pay per view questo, vuole il main event! Ma tu sei completamente scemo! Ma tu stai fuori con la... Voglio il main event! Dopo tutto quello che ho fatto! No, cioè, Giovanni! Dai che sta sognando, sì, esatto, dai che sogno. Allora, che cosa abbiamo? Lo speciale da WWE Network, i fan del tuo show guadagnerà. Guarda la faccia, entra in un sì, sta sognando, sta sognando. I fan del tuo show guadagnerà questa settimana aumenteranno di molto. Usa. Che sta sognando? Con la rivale fuori, che sta anziché? Un cavallo. Usa. Poi, riabilitazione, cos. Io speravo di averci un... Come si chiama? Solo Sikoa. No, speravo di avere un... Centro benessere. Ma no. A quanto pare no. Uno... Zoe è sempre sul pezzo, sicuramente. 2, 3, 4, 5. Ah, 1, 2, 3, 4, 5. Il trofeo che viene dalla mamma. Il trofeo che viene dalla mamma. Dobbiamo solo fare tanto qua, ma è complicato. Perché c'ha le storyline. Basta. 1. Andiamo sul sicuro. Damian Priest c'ha 22 di energy. Allora, io questa la porto perché sta a livello 4. Okay, si conclude. Perché ho fatto il table match? Io non mi ricordo. E allora, abbiamo le campionesse di coppia. Che però mi sa che non lo posso fare, perché una
sta di là. Però erano, erano buone. Vedi che c'hanno pure i cazzetti. Però questo c'ha 22 di energia. Però le popolarità sono pure abbastanza alte. Rischiamo l'infortunio di tutti. Rischiamo l'infortunio di tutti, non mi posso permettere altro. Allora, intanto tutti i titoli che abbiamo li mettiamo. Livello 3, livello 3, livello 3. Ok, non abbiamo via d'uscita da nessuna parte. Tu che mi dai? Arena gratuita, muovetevi da primo prezzo. Ma se la venta sempre, oh. Era una considerazione, non me lo potevi da prima? C'è Braun Strowman, il tuo idolo. Ma non posso. Allora, a questo gli piacciono i submission. Potrei far tornare poi questo. Però il submission me costa, cioè tipo 70.000. Un rene e mezzo. Vediamo. Vediamo. Ce l'ho un trucca match? No. Non è un trucca match. Per esempio, a lui gli piacciono i false count, che non costano manco troppo. Le energie ce l'abbiamo. Un uragano. Devo mettere un extreme. Oh, ma c'ho un sacco di sordi. Un uragano sta arrivando, un uragano qui. Raga, io non so se vi rendete conto, c'è un sacco di sordi. Cioè, capito? Qui non posso darmi un infortunio. Però io dopo loro li levo dal cazzo. Scusami, ma per esempio Balor è un combattente. No, allora li devo lasciare così. Se si infortuna di AMP, se non ci frega un cazzo. Sperando che io e Semi perdano. Che sperando che Semi e che io perdano, io poi c'ho Styles. C'è uno youtuber. Styles, no? Drew McIntyre contro Semi Zayn e Kevin Owens a WrestleMania, baby. Dice se fortuna Balor e Damian. Lui c'ha un sacco di energia. Lui c'ha un sacco di energia, quindi lo posso fare pure subito. Il problema è se mi vincono i titoli. Titolo femminile, se scordano. No, l'avevo messo, poi si tolgono. Allora, ha ricordato Alessandro che era molto. No, lì. Ma tanto li ricontrollavo. Questa finisce, tanto livello 4. Potrei mettere pure una stipulazioncina. Una che non costa tanto. Bang, bang. Tu c'hai avuto un sacco di scadenze dei contratti, c'ho i prologue. Ragazzi, posso dire che mi piace la card? Pure la mia. Nanina, shut me down. Gli famo sborsare un sacco di soldi a Miro che già non ce l'ha. Li famo pagare a tutti, li famo cagare a tutti. Qui purtroppo. Dai, su, dai. Qui purtroppo non. Dai, non. Dai, su. Non. Purtroppo non. Oddio, no.
mi mancano i promo, perché questo bono gli piace, non può prendere più di questo, perché qua, anche se c'è il titolo maschio, però veniamo alle Nikki Bella di Ubelsa, la Alexa. Vedi qua c'è, capito, spicca, capito, spicca qui, spicca. Però sta venendo un ragazzo, non te sbrighi. Non me ne frega niente, devo... è la mia card del pay per view, me lo sto assaporando, che c'hai paura? Te stai a sentire male? Te stai a sentire male? L'unica cosa che mi rode il culo è che le rivalità sono a livello 3, quella è una cosa che mi rode un sacco. Però, che devo fa? Quello è, quello se nemo. Però le energie le ho gestite bene, sono tutte belle alte. Tranne Balor e Priest, che se vanno KO, Priest va KO, non mi frega un cazzo. Balor che va KO è un problema, però anche no. E qui... Fatti beneficenza. Allora, iniziamo. Beneficenza... Io. Beneficenza... Natalia e Raquel e anche Natalia. Beneficenza. Qui abbiamo recuperare i cazzo di fan, signori. Minchia, 15.000 de... stai fuori, oh, questo show. Ok. Bang bang. Non posso fare tutte queste beneficenze. Meno che non abbassi la riga. Andiamo di pubblicità con le persone che tanto non uso, tipo lei, tipo Dominic. Di notte in un modo. Tanto se ne va. O vincono Bale e Priest, tre mannano tutti a puttana. Immagini, vincono le di coppia, si infortunano. No, vincono i soli di coppia, guarda, mi sento male. Faccio promato tiro. Se non posso fare beneficenza, incasso. Dai. Incasso 40.000 al volo. Vediamo se sei solo una che recupera in pay per view quei trucchi. Ma che trucchi? Che stai a fare le scuse? Ma io mi chiamo Peonia. Io sono stato... Oh, guarda che io sono stato al top per 19 settimane. Tu solo una settimana sei stata sopra. Sento delle solo scuse. Una settimana sei stata sopra. Sento. Solo... Ma neanche una settimana, fondamentalmente. Sento delle scuse. Allora faccio così invece. Dai che sfida che va a livello 4 e poi submission che me lo sono pagato. Signori, sono molto 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 contenta. Molto 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 contenta. Sto ricontrollando. Match titolato. Oh, Styles e Drew, guardate, cioè, io mi incazzo come una belva, ve lo dico, io mi incazzo come una... Guarda, Drew è stanco di nuovo. No, raga, Drew non si può usare. Dopo sto match, Drew... No, Drew non si può usare, vi giuro su Dio. Drew non si può utilizzare. Drew non si può utilizzare. E qui manca. Vai. Mi fai assaporare la mia card? Assapori. Assapori. Anche se sei in vantaggio, che cambia? Non cambia niente perché. Che stai a mettere le mani avanti? Che c'è Rossi? Ma quale mani avanti? Che c'è Rossi? Chi sta a mettere le mani avanti? Guarda che non lo è. Lo show dominante. Non è detto. 19 settimane sopra è stato. Non è detto. Ho già vinto. Sono 25 settimane. Non ho vinto detto. 19 settimane. Ma sta rosicando. Ma manco abbiamo fatto il pay per view, Rosica, ti stavo dicendo. Sono stato 19 settimane sopra, ma di che stiamo a parlare? Ho vinto, Rosica, c'è la tensione. Ti stavo a dire, guarda che non è detto che ti supero questo coso, perché le mie storyline sono tutte livello 3, tranne questa che ha senso titolo. È vero. Sono tutte, c'avete ragione, livello chat, c'avete 3. Ragione. Può essere che faccia il sorpasso, ma può anche non essere, perché comunque il distacco è tanto, e anche tu hai utilizzato una carta che ti tiene i fan. Senti la pressione? Senti che ho fatto una card migliore? No. Lo so, è vero. Niente, c'è Gigi Dolly. Il problema sono le rivalità livello 3. Io ricontrollo, titolo.
Però ne è convinta, ragazzi. Secondo me ha preso una patata. Guarda, è lui che sta. Io sto tranquilla. Sono tranquilla perché le rimasto a livello 3. Quindi non mi aspetto tantissimo. Il gioco va sempre partito, però fa vince me che sono più bravo. Non mi aspetto tantissimo, però. Dai, 5 stelle, vai. Posso essere sorpresa. Sorpresa. Posso essere sorpresa. Dai, Logan Paul contro Kevin Owens, titolo intercontinentale in palio. Che succio! Che Kevin Owens lo vince, ma che deve andare per i titoli di coppia. Ma che deve andare per i titoli di coppia lo vince. Va bene lo stesso, va bene lo stesso. 5 stelle, iniziamo bene. Extreme Rules, ostato da SmackDown. Perde 2 di popolarità, va bene, sti cazzi di Shayna. Però guadagna 11.000, toppe. I titoli di coppia femminili, col titolo massimo femminile, rimangono divisi molto bene. 4 stelle e mezzo, rivalità conclusa, molto bene, molto bene. Dominic se ne va, quindi è passato apposta, povera. Dominic se ne va, ha fatto apposta il promo popolarità perché se ne va, lui doveva incassare, abbiamo incassato, ragazzi, questo è gestionale. Qui non c'è il titolo, però è la rivalità a livello 4. Loro sono interessanti, c'è Extreme Rules, molto pay per view. Gigi Dolin Asuka, io me lo vedrei. Vince Asuka, molto contenta. 3 stelle e mezzo perché non c'era il titolo, non c'era nessun titolo. No, che c'hanno pure, forse pure basta. Ma lei è stata infortunata. No. Purtroppo l'ha mandata avanti Gigi Dolin. Va bene, 3 stelle e mezzo, va bene. Contro l'altro rivalità conclusa, cioè ci sta. 4 stelle loro, ok, devono fare un turno o qualcosa perché su The Face. Qui Styles e Drew, guardatemi, loro, Finn Balor, io gli voglio bene. Mi hanno carriato il match per un sacco di tempo, il match, la baracca per un sacco di tempo, campioni imbattuti. Poi finalmente li avete strappati i titoli, mostrando con le stampelle, potete ridargli i titoli, no, rimanete campioni. No! Godo. Questa è colpo al cuore. È un colpo al cuore. Tutti sotto. Vabbè, detto dai, Bet, non lo usiamo, incassiamo pure. Qui c'è tanto di popolarità del Bet. Mo. Logan è rimasto campione. Quindi Drew e Styles hanno perso i titoli di coppia. Logan è rimasto campione. A sto punto se ti fa Zayn. Zayn campione! No, Zayn non ce la fa! 4 stelle e mezzo. Perché era a livello 3. Era a livello 3. Zayn non ce la fa. Dai. Ma adesso... Zayn, Owens, Drew Styles. Faccio il magheggio e lo faccio. Potrei fare trucca match. Ah, non ce l'avevo io trucca match. Lo faccio. Aspetta, il table match te l'ho messo qui per i titoli di coppia. Il table. Signori, posso dire? Soddisfatta. E non rimborsata. Che cazzo ho scritto? Non lo so manch'io, però vabbè. Io non ne ho la minima, per me è lo sgaraboglio quello. Bruno San Martino contro Akira Tozawa, match vai dove siete Stati Uniti, nell'ultimo pay per view si erano affrontati in un Ironman match dove vinse Bruno San Martino, ma si infortunò. Akira, nonostante quella sconfitta, è riuscito a vincere il titolo degli Stati Uniti e quindi Bruno, quando è tornato, ha detto "You, me, Extreme Roots match, Brunetto, subito per siete Stati Uniti". Ironman. Tra l'altro gliel'ha subito rubato prima dell'evento. Ironman match, sì. Extreme Rules, infatti ho detto una cazzata. Iron Man match, vediamo un po' che cosa succede. 5 stelle San Montana, la mia estate italiana. Beh, se vinceva Tozawa forse erano 3 5 stelle viene. Mezzo, vabbè. Ma pure lì non è mezzo stelle il problema. Tanto qui cara povera di Cactus Jack, che però ci porta, stai distruggendo, ci porta 20.000 quasi di soldini. Portacci, ha portato quanto i miei due promo.
qui Bailey Alexa ancora campionesse di coppia praticamente. Si dividono sti titoli? Praticamente Alexa non ha mai perso, ragazzi. Io penso che arriverà un giorno che perderà. Sarà adesso contro Giudro per Bibella? No, Alexa Bliss e Bailey vincono e fanno solo anche 4 stelle. È un match normale, non c'è rivalità. Un risultato clamoroso. Risultato clamoroso, ragazzi. Ah, oh, sì, c'è ragione. Edge che tornerà per il titolo mondiale, si sta pompando come non mai. Qui, ragazzi, ti barzolo sicuro. Tanto Logan rimarrà il rematch. Forse l'ultima volta contro le due leggende, Rob Van Dam, Rey Mysterio. Vediamo un po' se chiuderanno questa storia da vincitori. I nostri bimbi ti barzolo sicuro. Bimbi ti barzolo. Ti pare solo, restano campioni di coppia 4 stelle, chiudono la rivalità, se la mettono alle spalle. Qui Raymond Sun non so perché si prende. Ah, cazzo, ho fatto autopromozione, dovevo mettere l'errore. Pubblicitario. Ma qui non l'hai messo. Non ce l'ho su questa roba, finita. Ah, ok. Big E, BB chiudono forse per sempre la loro storia. Loro avevano iniziata quasi col titolo degli Stati Uniti sulla spalla, la vanno a chiudere. MVP comunque, senza gli Stati Uniti, 88 poverità, è un qualcosa di clamoroso questo MVP. Vediamo un po' se ha vinto. Vince MVP, chiude la storia in 4 stelle. E ora Siamo lì, è cascata solo sul 3 stelle e mezzo. E ora? Carrion Cross ha sempre sconfitto Cody Rhodes. Da quando lo ha visto, da quando si è messo sulla strada. Titolo WWE on the line per la prima volta tra i due. L'American Nightmare resterà campione. Però non ho capito perché non mi ha fatto bloccare la superstar qua. Carrion. Quanto sto nel mezzo, Carrion campione, Cody a casa. A casa! Stiamo lì! Io ho preso solo un 3 stelle e mezzo che... Però... Dai, e se Karen Cross? Posso crederci. Questo è che parlo male di lui, commenti... No, quale faccio io adesso? SmackDown nettamente sopra sulla parte iniziale, poi... Poi siamo andati uguali, siamo andati pari, però SmackDown nella parte iniziale è andato meglio, c'è stato quello scivolone sul 3 stelle. Mi fai vedere se sono fortunati? Non ho letto. Nessun infortunio. Grazie a Dio. Nessuno. Nessun infortunio. Okay, rivalità conclusa. Ok, no, devo fare un magheggio. Rivalità conclusa, vai su. Ok. Tutte concluse. Bene. E qua da quarto livello 4. Bene, tutte concluse. Io ho rischiato parecchi infortuni. Cody non è infortunato. Ovviamente non lo è manco MVP con Big E. Neanche loro. Oh, siamo riusciti a non fare infortunati superstar. Incredibile questa cosa. Charlotte! 210! Che cos'è Extreme? 200! Siamo sotto di 13.000! Ma 210! Vabbè, non me l'aspettavo! 210 sono tanti! Ma sta storia del qualità show D. Che significa? Qualità show di teoricamente i voti è bassissimo, ma non può essere così. Non l'ho capita neanche io. E c'è il sorpasso dello show blu, ciò che ci fu portato via la scorsa live da un trofeo preso a caso, viene restituito con gli interessi a Extreme Blue Rules. Clicchi. Ma cosa? Ma non è vero, perché? Scusami! Ma non è vero, ma i conti non tornano! Ma non tornano i conti! Ma scusa! Dov'è il sorpasso, Beo? Dov'è? Scusami, ma sto sopra di fan e c'ho pure due trofei! Dov'è il sorpasso? Ma
sorpasso. Dove è il sorpasso? Qui è il sorpasso. No, ma me la dovete spiegare. C'ho due trofei anch'io e c'ho più fan. C'ho pure più soldi. Cioè, che cazzo è sta cosa? Ma non è vero. Ragazzi, meritato. Ma non è vero. Ma... c'ho più fan. C'ho più soldi. C'ho due trofei. Ma non è vero. Ma non è vero. Ma non è vero. Tutto vero. Ma non è vero. C'ho due trofei. C'ho 10, c'ho un botto di fan in più, c'ho pure più soldi. Come cazzo fai a sta sempre tu? Ma lo sto 19 settimane su The Fan. Ma che fan, me lo danno giustamente. Ma che significa? Ma poi di quanto stesso? Ma chi significa?